E non so se Carlo collegato. Si è collegato come Franco Alberti, è Sì, collegato sì. con Ah, ecco, sì, ok. eccomi. Prego, prego, scusi, scusi, non l'avevo riconosciuto. Prego, la parola è lei. Grazie. Allora, prima di tutto ringrazio Federico e gli organizzatori per avermi invitato a poter parlare in questo convegno. Devo precisare che, diciamo, il mio intervento è dovuto al fatto che, come sapete, è uscita la traduzione italiana del De Edificis di Procopio di Cesarea, diciamo, nella collana del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana Studi di Antichità Cristiana. E quindi, essendo un po', come dire, l'autore della traduzione, sono stato invitato a questo convegno. Il mio intervento in un certo senso appartiene per metà al convegno, perché tratta di fortificazioni, però, come voi sapete dal sottotitolo, il libro secondo del De Edificis di Procopio, ma tutto il De Edificis, di tutto parla meno che dell'Italia. Quindi siamo fuori dall'Italia e quindi dovrete avere un po' di pazienza per, diciamo, questo mio intervento. Il De Edificis, come sapete, è datato tra gli anni 550 e 560 ed è un'opera strutturata in sei libri, dove c'è un percorso ideale dell'autore che parte da Costantinopoli, va in Mesopotamia, passa in Armenia, nel Chersoneso, giunge fino all'Limes Danubiano, attraversa le coste dell'Asia Minore e del Vicino Oriente per terminare con l'Africa. Non parla dell'Italia e la maggioranza degli studiosi ritiene che questa lacuna sia dovuta al fatto che in verità Procopio si era soffermato molto di più sulla penisola italica nel De Bello Gotico, come tra l'altro abbiamo ascoltato stamattina dal professor Brogiolo. L'attività edificatoria di Giustiniano, di cui si tratta nel libro secondo, è quello delle fortificazioni intese all'interno di un contesto ideologico caratterizzato dall'idea della Renovatio Imperii, il cui programma prevedeva non solo la conquista di altri regni e l'ampliamento dei confini dell'impero romano, ma anche la difesa dei confini, come leggiamo già dall'incipit dell'opera, e qui cito dal testo di Procopio. Il nostro imperatore è stato capace di conquistare anche altre nazioni, infatti ha aggiunto molti altri regni al dominio romano, che a suo tempo appartenevano ad altri, ed ha fondato innumerevoli città che prima non esistevano. Inoltre, rinforzò il dominio romano, minacciato dappertutto dalle incursioni dei barbari, con una moltitudine di soldati e protesse tutti i suoi estremi confini con costruzioni fortificate. Su questo poi ritornerò all'interno del mio contributo. Questo è l'incipit, per cui all'interno di questo grande programma della Renovatio Imperii rientra quello della fortificazione dell'impero e della difesa dell'impero. Vorrei fare una precisazione lessicale che almeno nel testo di Procopio in questa epoca non si parla mai di bizantini, ma sempre di romani. Tant'è che quelli che noi chiamiamo i bizantini nel testo greco sono o romaioi o romioi, cioè o romani o romei, mentre quando troviamo nel testo o i buzanzioi, i bizantini, si intende gli abitanti della città di Bisanzio. E quindi questo a volte ingenera
qualche, come dire, qualche perplessità nel linguaggio, o almeno da un punto di vista lessicale. Mai Giustiniano si sarebbe definito imperatore bizantino, bensì imperatore dei Romani, e questo si capisce all'interno, diremo, di tutta la sua opera, non solo militare, ma anche, diremo, edificatoria. L'inizio del secondo libro, e qui cito da capo da Procopio, fa proprio riferimento alle fortificazioni. Infatti dice: dobbiamo dedicarci ora agli edifici atti alla difesa, di cui Giustiniano ha circondato gli estremi confini del territorio romano. E questo è un discorso molto difficile, faticoso, anche se necessario. Infatti non tratteremo delle piramidi, quei famosi monumenti dei sovrani egiziani, opere del tutto inutili, costruite per la gratificazione del sovrano, ma di tutte le fortificazioni con cui questo imperatore mise al sicuro l'impero, costruendovi un muro attorno e rendendo impossibile ai barbari l'assalto contro i romani. Attenzione, romani, su questo, diciamo, siccome sono attento al lessico, ecco, questi sono i romani, quello che più tardi, in epoca tardiva, verranno detti i bizantini. Il piano dunque era quello di fortificare l'impero costruendo un muro ideale intorno ad esso, costituito da una numerosa serie di fortificazioni che difendessero dal pericolo di invasioni straniere. Infatti l'esistenza dell'impero dipendeva dal continuo controllo sugli stati e sui popoli limitrofi, attraverso ovviamente un esercito efficiente e una serie di città fortificate e di castelli. In questa prospettiva, le fortificazioni costituirono un elemento di vitale importanza per l'impero, tanto da caratterizzare con la loro presenza la facies di molti territori di confine. Circa le fasi e le date degli interventi di costruzione e ristrutturazione dei 52 siti citati nel libro secondo del De Edificis, ovviamente rimando agli studi degli archeologi per ogni singolo sito, mentre in questa sede offrirò in primo luogo alcune considerazioni di taglio filologico lessicale, in cui illustrerò i termini che vengono utilizzati per questi, virgolette, edifici atti alla difesa. Poi presenterò le opere di fortificazione effettuate in alcune città di frontiera e poi darò qualche suggestione di tipo storico. Concludo questa introduzione dicendo che il libro secondo del De Edificis non può essere separato dai primi due libri dell'altra opera di Procopio sulle guerre, nel cui libro primo, appunto sulle guerre, Procopio tratta degli scontri avvenuti tra i Romani e i Persiani durante il regno di Cavad primo, prima dell'anno 527 e poi durante gli anni 527-530, quando Belisario era dux Mesopotamie. E noi sappiamo che Procopio aveva accompagnato Belisario come dux Mesopotamie e Belisario aveva la sua sede a Dara. Inoltre, sempre nel primo libro dell'opera sulle guerre di Procopio, troviamo l'assedio e la conquista persiana di Amida nel 503, ai tempi di Anastasio, e poi la successiva riconquista romana, ancora la fondazione di Dara nel 506, la battaglia di Dara del 530. Dunque, il libro secondo va letto tenendo presente lo sfondo storico, militare, ecco, potremmo anche dire, del primo e secondo libro dell'opera sulle guerre di Procopio. Vengo subito al primo punto, il lessico.
E chiedo scusa a tutti voi che siete archeologi, storici. Io, il mio contributo è un po' più letterario e penso che possa essere anche utile in questo contesto. Il termine semanticamente più ampio sotto cui vengono classificati gli edifici atti alla difesa è okuroma, un termine derivato dall'aggettivo okuros, che significa fermo, saldo, sicuro, fortificato. Per cui il sostantivo okuroma significa luogo sicuro, luogo fortificato. E proprio nell'incipit che vi ho appena letto, lì dove al termine della mia citazione avevo letto «protesse tutti i suoi estremi confini con costruzioni fortificate», il greco è «okuromaton oikodomiai», quindi costruzioni di luoghi fortificati, quindi costruzioni fortificate. Sempre nel medesimo incipit troviamo un altro termine, il termine eruma, che deriva invece che da un aggettivo come okuroma, eruma deriva da eruo, cioè dal verbo che significa proteggere, trarre in saldo, riparare, difendere, anche allontanare, respingere. Per cui quando noi troviamo il termine erumata, siamo di fronte a una costruzione atta alla difesa. Cioè, mentre okuroma ci fa capire che c'è una fortificazione, eruma o erumata ci dice a cosa serve, cioè serve per difendere. Si tratta in verità di due termini, okuroma ed eruma, che si possono considerare dei sinonimi, benché il primo, come vi dicevo, qualifica un edificio, okuroma deriva da un aggettivo e quindi lo qualifica evidenziandone la solidità, mentre il secondo dichiara il suo uso, la sua destinazione d'uso, e cioè la difesa e il respingimento da un attacco. Benché i due termini si possano rendere in italiano in modo sinonimico con fortificazioni o fortezze, anche con castelli, tuttavia strictu sensu okuroma significa fortezza, eruma significa difesa. L'altro termine molto ricorrente dal valore generico è il termine frurion, in dipendenza da frura o da frure, che significa guardia, custodia, guarnigione, corpo di guardia, e anche in dipendenza dal verbo frureo, che significa sorvegliare, stare in presidio, difendere. Dunque, le strutture designate con questo termine prevedevano la presenza di una frura, cioè di una guarnigione, di un contingente militare, e si possono ben definire come delle vere e proprie basi militari, che per lo più designavano quelle fortezze solitamente senza fossato e senza fortificazioni antemurale, senza l'antemurale, collocate in posizioni strategiche difficili da assalire. Dunque, quando abbiamo reso in italiano edifici atti alla difesa, dietro questa espressione avevamo okuromata, erumata, fruria. Passiamo ora a quei termini più specifici per le costruzioni, perché notiamo che per lo più
ocuromata, e quindi quegli edifici designati con questo termine, avevano un teikos oppure un muro di... E noi vedremo, ritorneremo su questo, sul famoso muro di cinta di Dara, di cui Zanini è un esperto, e in più, sempre legati agli ocuromata, abbiamo altri termini, come per esempio pyrgoi, le torri, oppure anche il tafros, cioè il fossato. Ancora legato al termine ocuromata, abbiamo il proteichisma, e cioè la fortificazione esterna o antemurale, al di fuori della quale, alla distanza di circa 40 piedi, e qui adesso sto facendo riferimento a Dara, si trovava anche, viene costruita, parlo per Dara, una diga, una fracte sul fiume che scorreva tra i due promontori e così via, ma non mi dilungo. Qui siamo al paragrafo terzo del libro secondo, dove si parla di Dara. Troviamo anche all'interno di queste costruzioni fortificate anche la preoccupazione ovviamente di rifornirsi di acqua, e quindi l'oketos, e cioè l'acquedotto. Quanto invece al frurion, oppure ai fruria, abbiamo ovviamente, quando troviamo questo edificio, troviamo la guarnigione, e quindi troviamo per lo più, ecco, il phylacterion stratioton, cioè la guarnigione. Abbiamo anche gli stratioton cataluteria, abbiamo anche stratioticon semeion oichiai, e cioè adesso qui rimando agli esperti di archeologia o a quelli forse di architettura, alle vere e proprie caserme, cioè le abitazioni o gli alloggi destinati ai militari. E qui, per esempio, ecco, di questo parla Procopio quando accenna, o meglio, quando tratta di Zenobia. In definitiva, per quanto riguarda il lessico, che, ripeto, è un lessico relativo alle fortificazioni o ai castelli, come ho appena detto, il peribolo, steikos, proteichisma, pyrgos, tafros, oppure per quanto riguarda le costruzioni per assicurare l'approvvigionamento dell'acqua, e quindi l'oketos, la fracte, e poi ancora quelli che ho appena citato, gli alloggi per i militari, si tratta di una terminologia derivante dal retaggio linguistico comune, cioè non siamo di fronte a dei neologismi, è linguaggio comune per questo tipo di fortificazioni, che però nell'opera di Procopio tale lessico assume un significato ben specifico, sia per l'ambito architettonico che per l'apparato militare, e dunque penso che l'attenzione al lessico sia importante poi per capirne, diciamo, per capire la destinazione di questi edifici e anche l'uso e anche l'aspetto architettonico. Vengo al secondo punto, devo essere molto più veloce ovviamente, e quali sono le opere di fortificazione di cui Procopio parla nel secondo libro del De Edificis? Sono diverse.
vanno, a mio avviso, notate. Il muro di cinta di Dara, di cui vi ho detto abbiamo un esperto, il professor Zanini. Abbiamo le opere di canalizzazione a Edessa e ad Antiochia. Abbiamo poi altre opere di fortificazione. Queste opere, nel libro secondo del De Edificis, vengono elencate e talvolta Procopio non dice niente se non il nome. Per esempio, Procopio dà un lungo elenco delle fortezze restaurate dall'imperatore e, per esempio, nell'Eufratesia, l'antica Commagene, e troviamo Resafa o Sergiopolis, città antichissima, meta di pellegrinaggi, collocata in una zona desertica e continuamente esposta alle razzie dei Saraceni. Essa distava 35 chilometri dall'Eufrate e per volere di Giustiniano fu circondata di nuove mura per difenderla dagli attacchi dei nemici, sia per custodire i tesori che essa custodiva, sia per preservarla appunto dalle devastazioni. Ancora in Eufratesia venne costruita ex novo Zenobia, le sue mura a triplice sistema di difesa. Sulla riva sinistra dell'Eufrate, in Osroene, abbiamo un frurion chiamato Annucas che venne ristrutturato da Giustiniano. E poi, proseguendo verso nord, sul Tigri, la città di Amida, di cui Procopio menziona l'intervento di chiusura dell'antica porta a sud e l'apertura sempre a sud dell'attuale porta detta di Mardin, nonché la ricostruzione della fortificazione antemurale con dei bastioni quadrangolari. Giustiniano rende efficiente il sistema difensivo a Martiropolis, a Teodosiopolis, due città sulla linea di confine con l'Armenia, triplicò la lunghezza delle mura, ne raddoppiò l'altezza, aggiunse la fortificazione antemurale, il fossato, e raddoppiò l'altezza delle torri appunto di Martiropolis e Teodosiopoli. Più o meno gli stessi interventi vengono fatti a Carre ed Essa con la costruzione del peribolo e della fortificazione antemurale. Nell'alta Eufratesia Giustiniano interviene a Gerapoli, dove fece restringere la cerchia delle mura e migliorare le riserve d'acqua. In Siria interviene ad Antiochia e poi al termine del secondo libro parla di Palmira. Questo così, uno sguardo veloce nello scritto, ecco, troverete molto, molto di più. Vengo ai castelli e le guarnigioni. Le fortezze, specialmente quelle poste a difesa dei confini, avevano ovviamente delle guarnigioni militari che, a seconda della loro importanza strategica, avevano al loro capo un duca. Le sedi di tali duces furono stabilite ad Artaleson, Chitarizon, Martiropolis, Teodosiopolis, che accolse anche il Magister Militum per Orientem. Poi abbiamo ancora dei duchi o duces a Dara e Circesium. Per questo, ecco, abbiamo qui un esperto, il professor Ravegnani, che appunto può dire molto meglio di me, può parlare molto meglio di me rispetto all'organizzazione militare. Nel corso del secondo libro del De Edificis, Procopio, quando parla dei Fruria, dice esplicitamente che questo termine corrisponde in latino a castella. Ecco, proprio nel libro, siamo nel libro secondo al paragrafo
5, al paragrafo 5. I castelli, però, di cui si tratta, non erano di tipo un tipo unitario di insediamento. Infatti, abbiamo in primis dei forti militari situati per lo più ai confini o sulla linea di confine, per esempio tra Dara e Amida, dove Procopio ne segnala una dozzina e non ve li cito. Certo è, cioè, la domanda ovviamente è come erano questi forti militari e possiamo leggere, possiamo meglio avere qualche indicazione relativa alla loro forma quando Procopio parla di Tauresium e qui cito dal libro quarto al paragrafo primo. C'era un villaggio di nome Tauresium, di cui è originario l'imperatore Giustiniano. Poi, parentesi, avendo fatto circondare questo villaggio da un muro quadrangolare di piccola estensione, dotato ad ogni angolo di una torre, cambiò il suo nome in Tetrapirgia, quale è effettivamente. E dunque questa sembra la descrizione di questi forti militari, come vi dicevo, utilizzati, ecco, per fini meramente difensivi. E di questi castelli a forma tetrangolare abbiamo poi diversi esempi all'interno dell'opera. Abbiamo poi dei castelli città, quindi secondo tipo di insediamento, di cui nel secondo libro del De Edificis è emblematico il caso di Circesium, che era un castello o una fortezza costruita da Diocleziano e che successivamente venne restaurata da Giustiniano e trasformata in una vera e propria città, dove non solo venne collocato un comandante di truppe scelte chiamato Duca, che doveva risiedervi stabilmente, ma anche vi furono restaurate le terme per l'uso dei cittadini. Dunque, non più un semplice forte militare, ma una vera e propria città dotata anche di terme per i cittadini. C'erano poi, come vi dicevo, gli alloggi dei militari che Giustiniano fece costruire a Dara e Zenobia, e secondo me è interessante questa annotazione che abbiamo sempre nel libro terzo quando tratta di Dara, e dice: fece costruire questi alloggi affinché i soldati non recassero alcun fastidio agli abitanti, fine della citazione. Questo fa capire che all'interno della città fortificata aveva costruito, mi si consente il termine, delle vere e proprie caserme separate dalle abitazioni civili in contesti cittadini. Vengo ad alcune suggestioni conclusive perché il mio tempo sta ormai per scadere. Le suggestioni che propongo sono di natura storica. Volendo porre l'attività edilizia attuata da Giustiniano, come vi dicevo, a vasto raggio in difesa dell'intero impero, nel contesto delle azioni di guerra del tempo. In primo luogo, va detto che ormai durante le guerre era raro che ci fossero delle battaglie campali. Si assisteva ad assedi continui, talvolta accompagnati da scaramucce e devastazioni. In tal senso, i centri fortificati e i castelli costituivano l'elemento essenziale per garantire la difesa dei confini e la loro eventuale estensione, nonché la sicurezza delle popolazioni in caso di invasioni nemiche.
Per venire all'epoca di Procopio, il generale Belisario è ricordato come il primo che attribuì ai centri fortificati una grande importanza nel corso delle sue campagne militari. Infatti, per favorire l'estensione territoriale, egli preferiva conquistare progressivamente le piazze forti, evitando gli scontri in campo aperto, fortemente rischiosi in caso di sproporzione numerica. Questa strategia militare trovò ampia realizzazione nella prima fase della riconquista dell'Italia da parte dell'impero romano d'Oriente, durante la quale, cioè durante questa prima fase, Belisario avanzò occupando sistematicamente tutti i centri fortificati, rinunciando sempre a risolvere i conflitti con uno scontro frontale e decisivo. Un ulteriore elemento di forza nella strategia di guerra da parte di questi generali dell'Impero Romano d'Oriente fu l'uso delle fortezze anche come centro di rifugio e come centro di resistenza. Questo tipo di utilizzo, volto più alla difesa passiva che all'attacco, rientrava nelle abitudini di guerra del tempo e consentì ai romani di fronteggiare le ripetute invasioni del territorio imperiale. Oltre ai centri fortificati, era necessaria la presenza di una difesa attiva, non solo passiva, che riuscisse quindi a contrastare le invasioni. In questa prospettiva, gli eserciti si scontravano sulle strutture difensive e non in un campo aperto di battaglia. Per cui i territori circostanti le città, un tempo teatro di scontri campali, vennero fortificati con strutture difensive molto articolate, come abbiamo visto, e cioè con antemurali, con fossati, con deviazioni di percorsi fluviali e così via. Se dunque non c'era più la guerra in campo aperto, le fortezze erano ormai i nuovi campi di scontro, i nuovi campi di battaglia. La guerra dunque si trasformò in una guerra di usura, un tipo di guerra basato sullo sfinimento dell'avversario. Era necessario dunque tenere tutti i mezzi di sussistenza al sicuro nelle fortezze più solide per consentire la messa in salvo non solo degli abitanti, ma anche dei mezzi di sussistenza. E non mi fermo poi sulla tecnica della terra bruciata, che è nota. È interessante vedere che Procopio stesso nel De Bello Gotico scrive, cito: l'esito di una guerra dipende in maniera fondamentale dagli approvvigionamenti ed è evidente che chi li trascura è destinato a venire sconfitto dal nemico. Infatti il coraggio non si accompagna alla fame, poiché la natura non consente di essere affamati e valorosi nello stesso tempo. Quindi è chiaro che ormai la guerra non si fa più corpo a corpo, non si fa più in un campo aperto, ma per vincere occorre una solida fortezza. In tal senso, in epoca giustinianea, i persiani, e cioè i nemici acerrimi dei romani in questo periodo, erano ritenuti i migliori nelle tecniche ossidionali e quindi erano i più temibili, i più temuti avversari. Essendo abili nell'assedio e nell'utilizzo delle macchine da guerra per mezzo di tecniche molto raffinate, essi infatti impiegavano grandi quantità di uomini, di mezzi, ma anche proprio di macchine da guerra
come arieti, testuggini, torri e anche gli elefanti sui quali ponevano le torri e così via. Concludo. Le opere di fortificazione delle città di confine e la costruzione dei castelli lungo le linee difensive dei confini imperiali furono in conclusione di fondamentale aiuto ai generali dell'impero romano, intenti a ridare vita ai principi e alle tecniche poliercetiche dell'antica cultura militare romana, in una guerra in cui le fortezze e le città fortificate giocavano ormai un ruolo centrale all'interno di due strategie opposte. La strategia degli assediati, che al riparo di rocche e castelli dovevano avere rifornimenti sufficienti per resistere più a lungo possibile e più a lungo degli avversari, controbattendo appunto ai loro assalti, e poi la strategia degli assedianti, che non solo dovevano avere scorte o approvvigionamenti pari o superiori a quelle degli assediati, ma anche dovevano abbattere o superare le molte difese di questi ultimi. Grazie. Grazie a Carlo Dell'Osso per la sua brillante analisi del secondo libro del De Ceremonis, che ha toccato prima temi di lessico molto importanti. Il lessico di Procopio è un lessico particolare, forse io non lo definirei tecnico nella misura in cui, per esempio, è molto distante dal lessico che viene usato nei trattati militari, ma ringraziamo appunto Caro Dall'Osso per averci spiegato le stitugliezze di espressione che si riferiscono a questi siti fortificati. Grazie anche per la sua analisi sulla strategia e i sistemi di sul modo di concepire la guerra alla metà del VI secolo. Grazie. Allora, il prossimo intervento è di Rossana Martorelli, collega tanti anni fa all'Università di Cagliari. L'intervento della professoressa Martorelli riguarda mura e porti, aspetti della difesa degli abitati urbani marittimo-costieri in età bizantina. Prego. Buonasera a tutti, grazie Salvatore. Ci ritroviamo in un convegno come molti anni fa dedicato al periodo bizantino. Io sento un po' di ritorno, quindi forse... Sarebbe il caso magari di chiudere il video, diciamo, molti di noi hanno il video acceso, io forse lo chiudo per... No, Salvatore, sono i microfoni accesi, dobbiamo chiuderli tutti, anche Monsignor Dell'Osso, deve chiudere il suo, sennò rimbomba. Stava parlando della linea, è appesantita dal fatto che ci sono tanti schermi accesi, tante telecamere accese? No. No, quello non è un problema, è quando ci sono più microfoni il suono ribalta. Scusaci Rossana, prego. Sì, no, sto cercando di condividere un PDF, ma non ho a vederlo, perché non mi dà la possibilità di entrare nella mia cartella, perché senza immagini il discorso diventa un po' difficile da certo dire. Come si dice, quindi non riesco a capire come sì, ma non mi fa arrivare ad una cartella né al desktop, quindi non so come. Allora, me lo vuoi inviare a me, te lo proietto io? E tu mi dai, se me lo invii per posta, quanto pesa? Ok, non lo so, 2 minuti soli che te lo invio. Prego. Se hai problemi lo puoi mandare a me. Grazie. E te lo proietto io. Te lo sto mandando. Thank you.
Scusate per questo. Magari è molto pesante, non lo so. Adesso forse, guarda, sta... ci sei riuscita, credo. Non mi dà la possibilità. Condiviso... No, non mi dà la possibilità di accedere. Hai condiviso lo schermo, ma hai condiviso sta la dietro, stessa. Si vede dietro, Rossana, sta dietro a, a quello. Dovresti chiudere. Eccolo, ci siamo, dai. Aspetta che forse sta... Ok. Forse sta... si sta caricando. No, devi mandarlo dietro, si vede che è in secondo piano rispetto alla finestra che hai davanti, quindi se chiudi o minimizzi la finestra dove... Eccolo qua, ok, mo ci siamo. Benissimo. Ora lo vedete? Sì, sì, lo vediamo. Bene, grazie. Allora, grazie, mi associo ai ringraziamenti per gli organizzatori della manifestazione. Nel 2019 un convegno tenuto a Cagliari a chiusura di un progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione di Sardegna dal titolo Conoscere il mare per vivere il mare era stato l'occasione per presentare gli esiti di un'indagine sul quartiere, tra virgolette, portuale di Cagliari in epoca bizantina. Un aspetto approfondito da chi vi parla tenendo conto anche delle acquisizioni di anni di scavi subacquei lungo il litorale, in particolare condotti da Ignazio Sanna della Sovrintendenza ABA e Laura Soro, collaboratrice della Cattedra di Archeologia Cristiana e Medievale. Da una rilettura di dati antichi e recenti si è delineata la fisionomia di un'area affacciata su un'insenatura creata da un braccio di mare impuneatosi nella linea di costa, un'area esterna all'abitato, occupata sul versante nord-est da un cimitero in piena attività nel VI e VII secolo, gravitante attorno alla Basilica del Martire Saturnino. Sul lato opposto, da un altro sepolcreto sulle pendici del Colle di Bonaria, con una chiesa intitolata Santa Maria de Porto Gruttis, attestata in documenti dell'XI secolo, ma in una zona frequentata già almeno nel VII. E una struttura residenziale di età imperiale, indicata dal quadratino giallo, sul limite nord-ovest, dove alcuni reperti non escludono un riuso in età post-classica. È apparsa subito notevole la distanza del porto dalle mura urbiche, indicate con la linea marrone, e come lascerebbe intendere anche Procopio quando racconta il fallito tentativo di conquista di Caralis da parte delle forze militari bizantine nel 552. I bizantini si erano accampati fuori della città, racconta, per cingerla d'assedio, non potendo attaccare perché i goti avevano un presidio consistente. Questi ultimi, accortisi di quanto stava accadendo, usciti dalla città, piombarono all'improvviso i nemici. Molti vennero uccisi, mentre altri riuscirono a mettersi in salvo sulle navi e poco dopo salparono con tutta la flotta verso Cartagine. Il passo del debello gotico per ambientare lo scontro in uno spazio tra le mura e il porto, abbastanza esteso per consentire le operazioni militari. Il percorso del perimetro murario si può ormai agevolmente ricavare sul limite est della città, sia grazie alla cerchi recuperati rispettivamente il 20 settembre durante la costruzione del Palazzo dell'Inza negli anni 50, si vedono nelle immagini in basso, sia in viale Regina Margherita sotto l'ex albergo La Scala di Ferro, gli scavi archeologici nel 2000 e l'altra immagine. E sia in negativo dalle necropoli che occupavano le zone immediatamente adiacenti, in particolare il cimitero in uso sino agli inizi dell'VIII secolo in Vico Testolano-Terzo. L'interesse si è esteso allora al rapporto mura, quartieri o aree circostanti porti nella prima età bizantina in Italia. Nel quadro più generale, degli interventi per garantire la difesa urbana messi in atto a partire da Giustiniano nell'organizzazione dell'impero. Devo premettere prima di iniziare che le riflessioni che mi accingo a presentare scaturiscono da una ricerca che non può che essere frammentaria, sia perché disomogenea è la disponibilità di fonti scritte e evidenze archeologiche ricavabili da studi condotti in modalità e tempi differenti nelle diverse aree, sia perché effettuata sull'edito di necessità dato il momento che stiamo vivendo, che ha impedito sopralluoghi di verifica o di approfondimento. In questo stesso convegno le relazioni incentrate su ambiti regionali, così come quelle che mi hanno preceduto, potranno confermare, arricchire ma anche smentire le mie ipotesi.
Quindi il contributo mira piuttosto a stimolare l'attenzione su un filone di ricerca che merita in futuro un'indagine capillare. L'area in esame, cioè l'Italia attuale, era inquadrata nelle due prefetture del Pretorio dell'Italia e dell'Africa. Il range cronologico preso in considerazione è compreso tra la guerra greco-gotica e la fine del VII secolo, un arco temporale in cui dapprima per le esigenze belliche, poi per la protezione dei confini e dei centri direzionali del nuovo impero, il problema delle difese è particolarmente avvertito. Nelle fasi iniziali del dominio bizantino, il sistema di controllo delle coste sembra tenere bene in tutto il territorio, esteso ad ovest fino all'odierna Liguria, dal 643 poi conquistata da Rotari, e a destra l'intero litorale adriatico, in seguito sotto i Longobardi, nelle zone di Aquileia, del Veneto e dell'Abruzzo, per cui Ravenna diviene quasi un avamposto, mentre la Puglia e buona parte dell'Italia meridionale, geograficamente protese verso l'Oriente, rimangono più a lungo bizantine. Gli anni tra i due secoli si evolvono rapidamente verso la militarizzazione delle regioni, ancora nell'orbita bizantina, con l'istituzione dell'esarcato più o meno contemporaneamente in Italia e in Africa. Ne abbiamo sentito parlare già questa mattina. Nel corso del VII, la strategia dell'impero si orienta sempre più verso il potenziamento delle fortificazioni. Gli eventi che cambiano la geografia del Mediterraneo nella seconda metà di questo secolo spingono Costante II a restituire la centralità strategica all'Italia, soprattutto nella sua parte meridionale, al fine di proteggere i presidi costieri ancora in mano ai bizantini, essendo più difficile difendere il nord situato dentro un territorio longobardo. Si delinea così quello spazio meridionale, ho rubato l'espressione a Federico Marazzi, proiettato verso la capitale d'Oriente, in cui cresce il ruolo della Sicilia e Siracusa viene elevata a residenza imperiale dallo stesso Costante II. In questo contesto, i porti delle coste peninsulari e insulari rivestono un ruolo vitale come punto iniziale e terminale di una rete viaria ancora efficiente, che consente la circolazione dei prodotti punti con un commercio transmarino intenso e fiorente, che negli scali carica, scarica e invia i centri consumatori anche interni. Gli approdi sono anche le porte che permettono la comunicazione tra individui che appartengono ad un unico vasto impero che include al suo interno anche i bacini marittimi. Nello stesso tempo, evidentemente, possono costituire un punto di debolezza per l'esposizione ai rischi provenienti dal mare. La protezione degli approdi marittimi non deve essere dunque secondario nella politica imperiale e l'obiettivo alla base della presente ricerca è individuare le modalità adottate in relazione agli spazi portuali, nel quadro più generale dei provvedimenti destinati da Giustiniano nel programma di revisione e rinforzo della difesa dei territori conquistati. Se agli inizi del VI secolo Cassiodoro e altri testi riconducibili all'epoca dei Goti sembrano riflettere uno scarso interesse verso le mura, lo stesso mirato ad arricchire l'arredo urbano, e nell'VIII Paolo Diacono privilegia percorsi stradali, Procopio di Cesarea è certamente la principale fonte di informazione per questo argomento. L'assenza del libro dedicato alla penisola negli edifici, come abbiamo appena sentito, perduto o come si ipotizza di recente forse mai redatto, che come per il resto dell'opera avrebbe fornito dati più precisi su eventuali interventi di epoca giustinianea, le guerre, in particolare il debello gotico, documentano, come già le emergenze legate alle azioni belliche in corso, anticipano modalità operative adottate dallo stesso imperatore all'indomani della riconquista, ovvero il fatto di marcare il territorio costiero con guarnigioni militari che comporta talvolta anche la ricostruzione o costruzione di mura urbiche. Lo storico di Cesarea riferisce genericamente che i bizantini ricostruiscono le mura di Pesaro distrutte dai goti, mentre entra maggiormente nel dettaglio quando racconta che ad Anzio, dove furono costretti ad ancorarsi perché porto le mani goti e Ostia restava in pessime condizioni, trovano l'approdo parzialmente incabbiato e devono effettuare dei lavori. Interventi più consistenti vengono realizzati lungo la costa ionica della Lucania e Pistum, teatro di eventi bellici, dove l'esercito pone alcuni presidi. A Crotone, che trovano priva di mura, i bizantini edificano un castro durante il conflitto, a sottolineare l'importanza strategica di questo posto sulla costa ovest della Mariano, che ben due volte accoglie la flotta. Anche Reggio Calabria, crocevia della Popiglia delle due strade litoranee, importante scalo per chi dall'Africa
attraverso la Sicilia si recava a Roma, secondo la testimonianza di Procopio nel 536 appare Belisario sprovvisto di difese. Le mura erano state distrutte o danneggiate forse durante l'assedio di Alarico all'inizio del V secolo, ma un castrum è già ricostruito prima del 550 quando avviene un nuovo scontro contro gli Elfi. Di forma parallelepipeda insiste in alcuni punti sulle strutture precedenti utilizzando materiale di spoglio. A Taranto, al centro di alcuni eventi bellici narrati da Procopio, viene realizzata una delle operazioni urbanistiche a carattere difensivo che possiamo considerare di un certo rilievo in quel periodo. I bizantini al loro arrivo trovano la città sprovvista di mura e non sentendosi in grado di proteggerla nella sua totale estensione, vedendo che sul lato settentrionale il mare lungo un apertissimo canale passava da ambo le parti a formare un golfo interno dove si trovava il porto e che quindi le terre interposte costituivano un istmo di almeno 20 stadi, separano dal resto della zona abitata l'istmo, lo cingono con un muro dall'uno all'altro lato del mare e scavano un fossato. Raccolti in questo spazio non solo i tarantini, ma tutti gli abitanti delle località vicine, li pongono un considerevole presidio. Le ricerche archeologiche hanno indotto a posizionare la difesa bizantina nella città bassa, in relazione all'area del porto, nella baia di Santa Lucia, dentro un articolo. Il circuito murario accoglieva maestoso chi arrivava dal mare, acquisendo ben presto un valore anche ideologico, poiché tutte le persone messe al sicuro si schierarono con i bizantini, considerati dei salvatori, defezionando dai voti. Insieme al porto, esterno all'ambito urbano, controllato dalla fortezza, la rese quella città definita Ac Regalis Dominum Copiarum Opulentissima da Guidoni geografica in epoca normanna, ma attingendo a fonti più antiche, quali l'Anonimo di Ravenna e Paolo di Arcono. Si ritiene che il ruolo strategico di Taranto fosse ancora rilevante un secolo dopo, se l'imperatore Costante II, nel 663, sceglie questo ingresso alla penisola e non l'approdo di Otranto, ben più importante e anche più vicino nella rotta della navigazione da Bisanzio, quando sbarca con il suo esercito per sconfiggere i Longobardi e riconquistare i territori perduti dell'Italia meridionale. Per il periodo post-bellico, l'epistolare di Gregorio Magno costituisce certamente una preziosa risorsa documentaria. La sua attenzione verso la custodia civitatis e la vigilia murorum, ribadita con forza in molte missive inviate a funzionari pubblici e autorità ecclesiastiche, tradisce la sincera preoccupazione negli anni a cavallo tra i due secoli, in cui il giovane impero bizantino si trova già a dover affrontare un nemico endemico, i Longobardi. I casi qui presentati esemplificano delle caratteristiche che si riscontrano anche negli interventi post-bellici. La ricognizione effettuata in questa ricerca dà come primo esito che l'attenzione dell'amministrazione imperiale non si concentra in maniera univoca su tutte le realtà portuali. L'elevato numero di approdi maggiori, minori, abberotti, interne e di piccolo capotaggio, menzionati nell'itinerarium marittimo, fonte abbastanza discussa che la critica ritiene compilata fra il V e il VI secolo, non sembra trovare completa corrispondenza con i centri oggetto di interventi di rafforzamento delle difese nel VI settimo, rivolti con preferenza e con maggiore urgenza anche cronologica verso quelle città che mantengono o assumono il ruolo di polo direzionale come punto di arrivo della viabilità, ma anche per popolosità, vitalità amministrativa o commerciale. Riguardo alle modalità scelte, laddove si dispone di dati dalle fonti e dall'archeologia, sembra di poter dire che il comune denominatore è che i porti sono sempre interni al circuito delle mura. Diverse e molteplici sono invece le soluzioni adottate per la protezione degli scali e l'allestimento delle aree circostanti ad essi funzionali. Aree mi sembra una denominazione più appropriata di quartieri portuali, proprio per il fatto che sono di solito esterne. Varianti che dipendono da diversi fattori, come la conformazione geografica del luogo, le caratteristiche climatiche, ambientali e anche altro. Per ragioni di tempo riporto qui solo alcuni contesti più rappresentativi delle varianti individuate, rinviando al testo scritto ulteriori approfondimenti. In un primo caso, le mura circondano tutto l'abitato, che si estende fino alla costa e un limes marittimo arriva a lambire il porto o quasi, come a Bisanzio. Il primo caso, chiaramente, Ravenna, capitale,
della provincia Italia e poi sede delle Casus Italia. Porta di accesso sull'Adriatico, essa provvedeva anche all'approvvigionamento delle merci dall'Occidente e soprattutto dall'Oriente, sia ai territori dell'entroterra dell'Italia settentrionale, sia alla Venezia e Istria, mediante navigazione endolaminare. Diviene poi il fulcro di una strategia di difesa delle coste che i bizantini mettono in atto per recuperare il controllo dei territori occupati dai Longobardi. Nel periodo che qui interessa, dei collegamenti marittimi di Ravenna è legata evidentemente a Classe, uno dei sobborghi che dal V secolo assume una fisionomia urbana in stretta relazione con la sua ascesa capitale imperiale. Il porto, ritrovato in località Podereti a Richetta, si colloca fuori del circuito murario di cui si è potuto ricostruire un tratto grazie a costruzioni geomagnetiche effettuate nel 2008 che si riflette con il ben noto mosaico ravennate. Le indagini archeologiche hanno permesso di disegnare la fisionomia dell'area circostante l'approdo, pianificata razionalmente, costituita da un canale che si inoltrava dal mare nel sistema lagunare, fiancheggiato da una strada basolata parallela, con banchine, moli, magazzini per lo stoccaggio, situati anche su un'isolotto al centro del canale, poi fornaci e sepolture. Chiaramente in funzione durante l'età gota e bizantina, dal VI l'approdo sembra collegato soprattutto con i mercati orientali e egiziani, oltre che ad esportare merci prodotte in loco. Ma già sul finire del secolo e all'inizio del successivo si avvertono i segnali di un degrado che progressivamente condurrà alla dismissione delle funzioni portuali e alla trasformazione in quartiere abitativo. Con il declino dello scalo di Classe, Ravenna, ancora capitale dell'Arcale, deve servirsi di uno o più approdi diversi. Forse quel porto candiano citato dal Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis nei pressi della chiesa di Santa Maria al Faro, connessa al mausoleo di Teodorico, oppure il Badareno o il Porto Leone. Altro caso è Centuncelle, Civitavecchia, città popolosa, megale, Caipo Ioantropos, la definisce Procopio, a 200 stadi da Roma, 280 stadi da Roma. Rimane verosimilmente l'unico approdo di una certa importanza lungo la costa tirrenica tra Porto e Cosa, mentre il vicino Castrum Novum, Santa Marinella, sembra in destrutturazione all'inizio del finito dalla testimonianza di Rutilio Lamazziano e poi forse definitivamente smantellato quando la costa diviene teatro del conflitto fra Goti e Bizantini. La fisionomia del porto di Centuncelle, dove erano stanziate anche le parti di Classiali di Miseno e Ravenna, descritta da Rutilio Lamazziano, ad anfiteatro disegnato da due moli ad arco di cerchio, con due torri faro ai lati e un isolo al centro, è ancora riconoscibile nella cartografia rinascimentale moderna. Era dotato di una darsena per il carico e lo scarico delle merci, collegato a magazzini, di un arsenale, una struttura a più piani, forse un palazzo per le autorità del porto e un'area funeraria. Un arco consentiva l'ingresso alla città dal porto attraverso le mura, che già in epoca romana cingevano l'abitato fino al litorale, creando quell'effetto di fortezza che si percepisce dalla lettura di Rutilio e di Procopio. Il circuito dell'epoca non è più visibile, anche se in passato alcuni tratti sono stati individuati insieme alle porte est, nord e alle difese per l'accesso al porto. A Bari, indagini recenti hanno restituito il porto della sede del Capitanato d'Italia, il palazzo costruito non lontano dall'approdo, evidentemente già esistente. L'archeologia non ha ancora fornito evidenze pertinenti allo scalo usato nella prima età bizantina. Sebbene si ipotizzi la sua posizione lungo il versante ovest della penisola, non si esclude anche un attracco lungo la costa orientale, perché nella traslazio Santi Nicolai Episcopi dell'Arcidiacono Giovanni, redatta alla fine dell'undicesimo secolo, il monastero di San Benedetto, ubicato in questo settore della città, è detto supraportum. Gli scavi hanno confermato la presenza di una cinta muraria datata al IV secolo, che doveva circondare l'intero insediamento, assecondando in parte, almeno in parte, la costa. Palermo era delimitata da un circuito urbico che giungeva sino al mare, come si evince con chiarezza dal racconto di Procopio. Quando i Goti, stanziati nella città siciliana, costringono Belisario e i suoi a ritirarsi, il generale, visto che da terra riusciva ad attaccare la città, ordinò che la flotta entrasse nel porto, che si estendeva fino alle mura ed era indifeso.
il porto e la sua vitalità nel secolo VI e VII resero la città molto florida, ma la realtà pluristratificata non ha al momento permesso di tracciare con certezza il suo perimetro. Un'altra variante è una fascia che separava l'abitato dal porto, come nel caso di Napoli, dove le mura, che insieme alla conformazione del luogo rendevano la città difficile da espugnare anche dal mare, vengono abbattute dai gorghi di Totila, come riferisce sempre lo storico Procopio. Nella seconda metà del VI secolo, dopo la fine della guerra, riceve un restauro con un ampliamento verso la costa, come confermano gli scavi tra le piazze Amore, Bodio e Municipio, ma continua a lasciare il porto all'esterno, dove già lo vedeva lo storico bizantino. L'intervento attribuito a Belisario da alcuni a Narsete, che come si legge nella vita di Anastasio, sette nellinifica Sturres, quasi ottogona, settagonasco e fecit, è forse collegato ad un nuovo porto a sud-est del precedente, anche per l'impaludamento nel corso del quinto dell'insenatura fino ad allora utilizzata, cui segue un progressivo insabbiamento protratto per tutto il sesto e l'avanzamento della linea di costa. La fascia tra le mura e il mare vede l'impianto di uno spazio artigianale per la lavorazione di vetro e metallo nella seconda metà del settimo. A Lilibeo le mura dell'epoca antica circondavano l'abitato fino all'andire del mare, separate da un fossato. L'accesso alla città era garantito da diversi bacini portuali. L'archeologia ha evidenziato che dal V secolo, quando Lilibeo rimane una sorta di enclave appesa tra Vandali e Bizantini, si manifestano i segni di una contrazione demografica ravvisabili in un notevole arretramento verso l'interno, lungo i lati ovest e nord, e quindi nel conseguente distanziamento dell'abitato dal mare, mentre nei quartieri nord-occidentali, più vicini alla fascia costiera, si posizionano numerose sepolture. Un'altra variante è quando le strutture portuali sono impiantate in relazione ad un fiume, come probabilmente l'Ambigaunus Portus, che doveva essere sul Centa, che ebbe una seconda fioritura dopo il 417 d.C., quando Costanzo III diede alla città Cives Festa Forum Portus Commerce Portas come celebrato dalla Montescrizione. La città rafforza il ruolo di centro direzionale dopo la guerra greco-gotica, mantenendolo fino alla conquista di Rotari come realtà commerciale in rapporto con l'entroterra e con i prodotti locali e un mercato legato alle risorse del mare, ma anche difensiva come antemurale verso nord-ovest nella più occidentale delle regioni dell'Impero d'Oriente. Aquileia, circondata da mura bagnate ad oriente dal Matissa, rappresenta un accesso importante che collega l'Oriente con il nord europeo, ma anche la laguna di Grado al mare aperto attraverso il canale Anfora e alla laguna Veneta sul sud. Dalle recenti ricerche si è ipotizzato un nuovo approdo sul lato sud del canale Anfora, nel suburbio ovest della città, presso le mura tardoantiche e bizantine, che riducono la città intramuros di più della metà della sua superficie, anche senza perdere la sua importanza prima di essere conquistato dai Longobardi e iniziare una fase di spopolamento fino a cedere il ruolo di porto commerciale e poi strategico a Grado. Pescara, le cui strutture portuali antiche, ancora in uso in età antica, ricevono interventi di ristrutturazione sia durante la guerra che alla fine del secolo nell'ambito della realizzazione di una cinta difensiva che lambisce e rafforza l'abitato sul lato del fiume. Le mura poi sono distanti dall'approdo portuale, molto distanti, ed esso separate da un'estesa fascia, come nel caso di Cagliari, su cui non torno. Un secondo tipo è quando invece le mura circondano un ridotto rispetto all'intera area urbana, spesso in posizione elevata, da cui si esercita anche una funzione di controllo sul porto. Il porto di Cosa, a nord della città, era visibile da un castrum sull'asse della città antica, ristrutturata per porvi una guarnigione a controllo della costa toscana da Cose a Roselle. I bizantini trovano Catania priva di mura, come riferisce sempre la testimonianza di Procopio. Secondo Lucia Arcifa, l'apparente contraddizione con l'informazione riportata da Cassiodoro sul reimpiego di materiale dell'anfiteatro per Menia sarebbe da intendersi riferita ad edifici pubblici, non ad un circuito urbico edificato in età gota. L'archeologia ha evidenziato invece i segni di un processo di contrazione urbana e di una riorganizzazione in età bizantina attorno a nuovi poli.
La città ha però un perimetro murario al momento della conquista araba, che dunque deve essere stato innalzato in una qualche parte dell'età bizantina, ma forse limitatamente alla cosiddetta acropoli. Un castrum in un disegno del XVII secolo, oggi non più visibile ma ancora visto dal generale La Marmora nella seconda metà dell'Ottocento, si trovava al termine del ponte che passando sull'istmo congiungeva Sant'Antioco in Sardegna con l'Isola Madre. Dunque controllava l'accesso via terra alla città di Fulci, ma anche il punto dove si ritiene fosse l'approdo portuale, stando ai dati delle indagini subacquee. Un terzo tipo, la città dispone di un sistema misto, costituito da una cittadella e da una città bassa murata. Ancona ha un ruolo notevole durante la guerra come porta d'ingresso alla penisola tra Ravenna e Otranto degli eserciti imperiali che fin dall'inizio del conflitto vi stabiliscono un caposaldo per le operazioni nel Piceno e nelle aree limitrofe. Procopio conferma che il porto era extra moenia, dominato dal castrum situato sulle altezze. L'archeologia ha rilevato tracce di rafforzamento delle mura verso la banchina portuale e di restauro di alcuni edifici nella zona prospiciente lo scavo, attribuibili al periodo compreso tra la seconda metà del VI e i primi decenni del VII secolo, nell'ambito di un intervento più ampio su tutta la città che rinsalda la propensione marinara, soprattutto quando entra nella Pentapoli. Terracina, valorizzata già durante il Regno Goto come sede di un consularis della provincia, unico centro dell'area sud della spaziale portato da Procopio, rimane uno snodo fondato anche dopo la guerra per i collegamenti marittimi con i bizantini sul versante tirrenico, in un'ampia zona del litorale dove altri centri portuali come l'Inturno vedono il declino. La sua centralità nella riorganizzazione dell'impero si deve certamente al porto e alla città muraria, riedificata nel tempo, ripercorrendo e inglobando le mura repubblicane, che chiudono l'abitato impero e si estendevano ad un settore a sud-ovest attraversato dall'Appia, diretta alla Valle, che però ne rimane sulla. Nel settore nord-est sono stati identificati i resti di un castrum, dove era cattedrale, rafforzato già durante la guerra. Si ritiene che l'inserimento delle torri pentagonali sia da attribuire alla ricostruzione da parte dei bizantini. Il porto di Miteno, costituito da due bacini collegati da un ponte lignus, non è menzionato durante la guerra greco-gotica, forse perché non interessato da azioni belliche, ma Gregorio Magno cita un Nauclerius Gallus trattenutosi in un monastero sito in Mitenati Porto. L'archeologia ha dimostrato la vitalità economica di questo scalo dopo la riconquista, dove fu impiantato un sistema di fornaci per la produzione di anfore destinate all'esportazione dei prodotti di cupoli delle ricerche. Gregorio Magno nomina Miteno come castrum e civitas, per cui si è pensato che vi fosse anche un prodotto militare a difesa dell'abitato e dell'importante porto, la cui ubicazione, cioè un prodotto militare, non è nota con esattezza. Otranto, sede all'estrema propagine sud-orientale dell'isola, durante la guerra greco-gotica succede l'assedio da parte dei bizantini che vi pongono un presidio che non verrà mai occupato dai goti. Da Procopio si apprende che la città era dotata di un curion, di una cittadella che il suo porto era indifeso, anche se sembra di capire che una cinta periferica proteggesse la città come in età più antica. Otranto si impone come un centro strategico ed emporio in tutta l'area e mantiene la sua vitalità favorita dalla posizione geografica che la proietta soprattutto verso i mercati orientali, ma anche dalla dismissione del vicino approdo di Brindisi e dall'impianto di un sistema produttivo di fornaci per ancora globulati. Un altro tipo, il porto risulta molto distante dal centro di riferimento. È molto interessante la situazione del porto spisano, ma per ragioni di tempo cito solo Agrigento, il porto situato nel suborgo chiamato Emporion, che trova un sostegno anche nel bios di Gregorio, vescovo del VII secolo, scritto dal monaco Leonzio. Il biografo arricchisce il racconto con molti riferimenti topografici. Sebbene non sia chiaro in quale misura l'autore descriva la situazione contemporanea agli eventi, per cui non è possibile affermare quanto le mura e le porte menzionate nel testo rappresentino ancora un marcato elemento di dell'area urbana e dunque non è chiaro quale fosse il limite meridionale della città in quel periodo,
È interessante il dettaglio secondo il quale per giungere al porto si doveva uscire dal centro abitato, percorrere una strada che fiancheggia il fiume. L'archeologia ha riportato alla luce, di luce alla foce del fiume, testimonianze che permettono di ricostruire un'insenatura sulla quale si è affacciata la zona portuale, in uso almeno fino al VII secolo, dove sono stati trovati magazzini di stoccaggio delle merci, una necropoli e un monastero di rito orientale guidato da un rosso. Un cenno rapido al possibile affidamento ideologico, tra virgolette, della difesa dei porti alla protezione dei santi, constatando che presso molti approdi in età bizantina viene costruita una chiesa che non di rado porta l'intitolazione a Maria, la quale poi nel tempo acquisirà appellativi come Del Mare e Stella Maris. Talvolta il riferimento al porto è esplicito, come nel caso di Cagliari, Santa Maria dei Porti Brutis, e di Ravenna, Santa Maria al Faro. In altri casi l'edificio di culto è legato ad una comunità religiosa, come il monastero dedicato ad Agiotopos nel porto di Agrigento, che assicurava assistenza ai naviganti, dove anche il vescovo Gregorio fu accolto. Interessante è, sarebbe da approfondire, il caso di Este sul Gargano, il santuario di Venere, già caro ai marinai, è forse rivisitato al culto cristiano, stando ad alcuni segni di incisione. Un aspetto che merita sicuramente di essere studiato sotto il profilo archeologico, ma anche antropologico, di una società che proprio in questo periodo inizia ad affidare ai santi la protezione delle mura urbiche, come nel caso di Roma. In conclusione, questi sono, diciamo, gli aspetti che sono stati evidenziati con alcune varianti. Il tema si presta a diverse prospettive di indagine che investono il campo della topografia, della strategia militare, ma anche dell'ideologia e dell'intenzione. L'analisi che è stata condotta fino ad ora sembrerebbe confermare che la città bizantina sia divenuta una sorta di screening totale o parziale, ben protetto e chiuso verso l'esterno, tanto che anche il porto ne rimane fuori urbanisticamente, pur costituendo nella linfa vitale. E anche se fin dalla primissima epoca bizantina il fatto che una città fosse dotata di un'installazione portuale efficiente fosse una garanzia di ottenere una speciale attenzione da parte dell'amministrazione regionale. Grazie. Grazie. Grazie a te, Rossana, per questo innovativo e molto interessante studio sulla tipologia di protezione degli approdi marittimi, ci ha portato sostanzialmente a fare un giro di tutta l'Italia. Io credo che l'ultimo studio importante da questo punto di vista sia quello che risalga forse agli anni 70, quello pubblicato dal generale Schmidt, che aveva usato le foto aeree, mi pare, per lo studio della portualità. Quindi ti ringraziamo veramente molto per tutti gli spunti che ci hai dato e spero che ci possa essere discussione sugli aspetti che hai toccato. Grazie molte. Allora, il prossimo intervento è di Cesare Crova, è un intervento che ci porterà da un punto di vista tematico abbastanza lontano dai temi che abbiamo trattato, dalle cronologie che abbiamo trattato finora, echi della tradizione tardoromana e bizantina nell'architettura del Medioevo meridionale fra Normanni e Svevi. Prego. Eccoci. Il titolo non è mio, mi è stato imposto. Sto cercando di far partire la presentazione perché ho sempre grosse difficoltà. Aspettate, non si preoccupi. Ecco. Sì, ci sto provando. Dovrebbe essere in partenza. Sì, è in partenza. No, intanto ringrazio ovviamente il professor Marazzi che, come sempre, mi ha voluto onorare della presenza in un convegno così importante, qualificatissimo. Gli interventi sono di altissimo livello, li abbiamo già sentiti questa mattina, adesso. Ammazzo il tempo in attesa che si decida il computer a far partire la presentazione. Faccio una premessa, io andrò molto nel dettaglio, nel senso sarà una camminata, un percorso nella storia, attraverso quello che la storia ci ha lasciato e che ci ha tramandato.
Cesare, se hai problemi vuoi mandare il tuo PowerPoint? Te lo proietto io. Credo di sì, faccio prima, aspetta. Ma forse bisogna solo dargli un po' di tempo per caricarsi, poverino, sarà pesante probabilmente. No, l'unica cosa è che ci vorrà un po' di tempo per farlo arrivare probabilmente. Io non so se mi posso permettere, Salvatore, se Anna Leone è già collegata, come lei mi ha già mandato un po' di PowerPoint, così intanto Cesare Crova mi manda il suo e così... Mi è arrivato anche Enrico, l'ho visto collegato. Buongiorno Anna. Buongiorno. Io ci sono, ma lascio per Anna, perché... Cesare perché... Crova mi manda il suo... È meglio. Ma no, meglio. Ma vai pure. No, vai. Allora, facciamo andare Enrico e Anna primi e poi chiudiamo con Cesare, così anche cronologicamente più... Ok, allora... Più logico, probabilmente. Prima Enrico. Cesare, sei d'accordo? Sì, va bene. Allora, mando il PowerPoint, così poi te lo proietto io dopo, ok? Sì, va bene. Ok. Allora, il nostro Dominus Loci ha dato questo indirizzo, ha dettato i tempi e l'ordine, quindi adesso ci sarà l'intervento del professore Enrico Zanini, la strategia difensiva dell'impero bizantino in Oriente, nei Balcani e in Italia, materiali per un confronto. Grazie Enrico, hai la parola. Allora, tanto grazie, scusate, io sono vado vengo perché avevo fare una serie di cose e adesso provo a condividere, non ero pronto tutto questo, ovviamente, vediamo se funziona. Consenti? Dovreste vedere. Sì, qualcosa sta venendo fuori, perfetto. Sta succedendo, ok, va bene. Voi vedete se il mio PDF, ok, va bene. Allora, intanto grazie per avermi affettuosamente costretto a partecipare a questo convegno. Io non ci volevo venire. Non ci volevo venire perché non ho moltissimo da dire, anzi non ho molto da dire per niente. E ho una responsabilità che Federico Marazzi ha avuto la bontà di ricordare stamattina, che è quello di aver lanciato ormai un quarto di secolo fa una tematica, però io ho tirato il sasso in uno stagno e poi ho tirato dietro l'abbraccio, non mi sono mai più occupato troppo di Italia bizantina, me ne sono occupato un po' così, in maniera episodica, come faccio io a fare le cose. E ho aggiornato in maniera solo discontinua il mio database bibliografico, non ho letto tutto, non ho letto forse nemmeno l'indispensabile. Però, insomma, poi alla fine sono contento di essere arrivato qui perché ho visto la lista degli interventi e ho capito che imparerò un sacco di cose. Quello che posso offrire quindi sarà intanto una gran confusione, perché per la prima volta in vita mia ho cercato di scrivere l'intervento, non l'ho mai fatto in vita mia, e poi ho preparato un PowerPoint, il PowerPoint è venuto molto diverso dall'intervento, l'ho aggiornato fino all'ultimo minuto e quindi non corrispondono le due parti e quindi ci sarà una confusione mentale assoluta. E detto questo, io che cosa volevo dire? In maniera molto, molto, molto semplice. Volevo cercare di affrontare di dire delle cose in realtà molto banali, molto semplici, che forse però possono essere di qualche utilità per inquadrare generalmente la nostra discussione. Essenzialmente volevo offrire una, o in meglio invitare ad una riflessione di tipo sistemico, cioè a provare a pensare all'argomento che stiamo trattando, che tratteremo in questi giorni, come parte di un sistema più complesso. Proprio in questi giorni, qualche settimana fa, a cura per l'appunto di Salvatore Cosentino, è uscito un volume, un companion di sintesi sulle nostre conoscenze sull'Italia bizantina, alla quale ho indegnissimamente partecipato, e in questo companion c'è un articolo molto bello di Vivian Prichain,
un nostro caro collega che si occupa molto di Italia bizantina e che ha avuto una definizione molto carina dell'impero bizantino come uno stato contorsionista. Vivian, per chi non lo conoscesse, è questo signore con la sua destra che mi guarda in maniera, diciamo, un po' stupida mentre io sto pontificando, ma sto pontificando di una cosa che conosco bene, cioè la qualità dei dolci. Quella è l'unica cosa di cui io posso parlare con cognizione di causa. L'altro è Stéphane Jeannet, ex direttore degli studi medievali delle Conferences di Roma. E l'idea che Vidan porta avanti, che esprime molto, in maniera molto carina, è che lo Stato bizantino è uno Stato contorsionista che, come unica, diciamo, caratteristica, ha avuto quella di sapersi adattare al mutamento delle situazioni e che quindi è in sostanzialmente una cosa che è sovraimposta a delle realtà locali, a vario livello di località. E questa sovrapposizione, questa sovraimposizione del sistema bizantino fa sì che noi dobbiamo sempre cercare di lavorare su questi due livelli diversi. Ciò che è unitario, centralizzato, che in qualche maniera è quindi eterodiretto, diretto da Costantinopoli, e ciò che invece è prodotto di una realtà locale che quindi è diverso territorio per territorio. Ho provato a fare una schematizzazione brutale di questa idea, quindi un sistema solare che ha un punto focale, una galassia che ha un punto focale centrale a Costantinopoli. Nella mia percezione attuale tutto è molto legato alla capitale dell'impero e questo sistema solare ha una sua sottoarticolazione in sistemi. Uno di questi sistemi è l'amministrazione militare, un sottosistema del sottosistema è la difesa territoriale, un sottosottosistema è la difesa locale e in fondo, in mezzo alla difesa locale, ci stanno i nostri beneamati castra, che sono quelle cose che ci piacciono e che noi vediamo fisicamente in archeologia. Una cosa che mi sembra importante sottolineare è che i nostri puntini rossi, queste nostre piccole isole di conoscenza archeologica, hanno sicuramente a che fare ovviamente col sistema amministrativo e militare, ma hanno anche a che fare, dal mio punto di vista, ne avevamo già parlato stamattina, con l'amministrazione civile, e hanno a che fare sicuramente con l'amministrazione religiosa, poi hanno a che fare anche con un altro macro sistema, che è quello economico, su cui poi vi farò perdere qualche minuto più avanti nella mia chiacchierata. Tutto questo è molto difficile, è molto, diciamo, si schematizza facilmente, ma è molto difficile da leggere dal punto di vista diciamo, delle fonti. Ne parlava stamattina sia Salvatore Cosentino che Giorgio Ramignani, ne parlavano, perché poi le fonti sono elusive e il mio amico Vivian lo racconta semplicemente sempre meglio di me, dicendo che noi facciamo fatica a vedere i militari, no? I militari abbiamo dei nomi che però poi corrispondono ad una realtà abbastanza evanescente, abbastanza, che cambia continuamente nel tempo e che ci compare nelle fonti in maniera molto bella, molto ricca, molto articolata, molto anche importante, ma che poi possiamo immaginarci come Teofilatto delle Onzi in un famoso film che era L'Armata Brancaleone, quando lui si confronta e dice: sono Teofilatto delle Onzi che deriva dall'antica famiglia bizantina. Per dirla in maniera un pochino più seria, questo è John Heldon, che tutti conoscerete come una delle massime autorità della bizantinistica mondiale, e questo è lo schema tratto da uno dal Atlas of the Byzantine World, se non ricordo male il titolo originario, e insomma, in buona sostanza, il nostro castrum, il castrum che noi vediamo è quel pallino giallo che sta in fondo e che viene, qui ci ho messo un po' John a mo' di imperatore bizantino, che però viene dietro a tutta questa, sta inserito in tutto questo complicatissimo sistema di, diciamo, di trasmissione del potere e anche di trasmissione, come dire, della di individuazione delle necessità a cui quel singolo castrum deve rispondere. Se dovessi, poi ho finito, ecco le foto di Vivian Prejean, se dovessi istituire una chiacchierata ideale fra Vivian e John, direi che John, che si occupa del centro
dice con molta chiarezza che il nostro il sistema è poi diviso in sistemi regionali governati dai magistri militum e poi ci sono i limitanei, sempre in quell'articolo Viviane Preciani dice sì, vabbè, però in Italia i limitanei di fatto che erano, qualcuno stamattina li ha definiti, forse era Giorgio Ravegnani, li ha definiti qualcosa di simile ai vigili urbani, insomma, cose di questo genere, quindi militari di secondo livello, e poi di magister militum per Italia forse non si può nemmeno troppo parlare. Insomma, abbiamo una situazione tanto complicata quanto difficile da leggere attraverso le fonti, ma noi sappiamo che i nostri resti archeologici, le nostre tracce archeologiche la stanno. L'altra cosa che rende il tutto abbastanza complicato è il fatto che questa cosa varia nel tempo, si trasforma nel tempo, e che l'epoca che questo convegno si è posto, l'Italia, l'epoca la fase dell'Italia bizantina che in questo convegno si è posto, è una fase in cui cambia tutto nel Mediterraneo, tutto nel sistema bizantino, e che quindi la variabile del tempo sarà una variabile molto importante. Allora, per cercare di essere, di mettere un po' d'ordine in questo caos primigenio che ho creato, ho pensato di poter esplorare questa complessità di sistema attraverso quattro parole chiave e con una variabile, che è la variabile tempo. Ora mi scuso, poi dirò delle cose che agli specialisti suoneranno assolutamente banali, ho fatto degli schemi per cercare di riassumere e per dire delle cose che possono essere utili magari forse alle persone più giovani per focalizzare un po' meglio, diciamo, lo schema generale su cui ci collochiamo. Mi scuso in partenza per la brutalità di questi schemi. Allora, ho ridisegnato in qualche maniera una galassia per definire quali sono gli elementi comuni e quali sono gli elementi, diciamo, differenziali. A livello comune, diciamo, la struttura, grosso modo, del sistema, io non userei troppo la parola difensivo, perché la parola difensivo arriva in un momento specifico, quando la nostra vicenda comincia con la guerra gotica, e la struttura è tutt'altro che difensiva, è una struttura offensiva. Ed è una struttura che serve per conquistare l'Italia, è appena servita per riconquistare l'Illirico, servirà per conquistare la Spagna, è appena servita quando inizia la guerra gotica per riconquistare l'Africa, e serve per gestire in maniera difensiva e offensiva il limes orientale, quindi diciamo è una struttura che non ha solo caratteri difensivi. Ed è una struttura fatta grosso modo così, in cui c'è diciamo un nucleo centrale che sono le famose scuole palatine, che sono le milizie a difesa di Costantinopoli e che poi possono essere a difesa dell'imperatore in realtà, e che possono essere poi spostate, le vediamo appunto comparire ogni tanto, perché poi, come si diceva stamattina, quando sei nei guai prendi il corpo d'armata che hai e lo spedisci dove è necessario. Poi c'è la schiera dei presentales, che erano le truppe a difesa, schierati a difesa di Costantinopoli, poi ci sono le armate di movimento, che sono gli eserciti regionali gestiti dai magister militum per Italia, per Illirico, per Tracia, eccetera, e poi ci sono i famosi soldati di serie B o serie C, che sono i limitanei. Questo è più o meno la struttura, ed è una struttura a due velocità, cioè il centro è un centro il centro dell'estrema periferia sono tendenzialmente statici. Le due fasi intermedie sono invece eserciti di movimento. Questa è la struttura, diciamo, generale, ed è la struttura che rimane, diciamo, unitaria. In questa struttura unitaria ci sono invece degli elementi differenziali che si differenziano territorio, macroterritorio per macroterritorio. Gli elementi differenziali, per cui la difesa o l'offesa o comunque la gestione del territorio in Illirico è diversa da quella dell'Oriente, diversa da quella dell'Italia. Non parlerò in questa sede di Africa, perché poi c'è Anna che la sa certamente molto più di me. È dettata da quattro elementi di essenzialmente relazione fra questo elemento centrale e l'esterno, che sono la natura del territorio nel punto di vista, la natura del terreno, scusate, la struttura del territorio, scusate, gli avversari e le strutture preesistenti. Secondo punto di riflessione è quello che riguarda l'insediamento.
Come vi dicevo, dal mio punto di vista, commetteremmo un errore se cercassimo di associare troppo strettamente gli insediamenti militari solo alle esigenze difensive. Gli insediamenti militari, da un lato, sono associati a esigenze che non sono necessariamente solo difensive, ma anche di gestione amministrativa e vorrei dire anche economica. Stamattina Salvatore ha speso delle parole molto interessanti su questo, e per converso ci sono altri tipi di insediamento che possono svolgere una funzione, se non strettamente difensiva, almeno di gestione anche di controllo del territorio, ma forse, come vedremo in alcuni casi, vedremo anche una funzione di, proprio veramente in qualche maniera difensiva del territorio. Mi riferisco per esempio ai monasteri di una regione di cui discuteremo, il Turabdin, e poi ho messo qui un paio di cartine delle cosiddette città, delle quasi città, di quei villaggi quasi città del deserto del Negev, che qualche ruolo in tutta questa cosa hanno. Terzo punto di complessità, il sistema è un sistema che ha una vocazione economica, anche in questo caso almeno in due sensi, perché lo diceva sempre Salvatore Cosentino stamattina, l'esercito va alimentato ed è una delle grandi fonti di spesa del sistema bizantino, e punto secondo, il modo in cui viene alimentato è un modo complesso che noi conosciamo solamente in parte, ma che la parte che conosciamo è una parte interessante. Questo si vede per esempio nel sistema che noi conosciamo di alimentazione, di sostentamento dell'esercito lungo una parte almeno della riva danubiana, attraverso quel meccanismo che si chiama Questura Exercitus, che quindi serve a connettere direttamente aree di produzione nell'area Egea con la riva danubiana, anche dal punto di vista giuridico, e ha una traccia archeologica molto evidente, resa molto evidente dalla grande quantità di anfore late Roman II che troviamo in quell'area, ma anche dall'altro senso il sistema militare ha un suo significato economico, secondo me, molto preciso, perché è un po' l'ultimo baluardo del rapporto fra sistema distributivo centrale delle merci e anche della moneta, soprattutto da un certo punto di vista in poi della moneta, quando il sistema si demonetarizza totalmente o quasi totalmente, i militari sono praticamente di fatto gli unici che hanno ancora moneta tra le mani. Questo ricade sui territori e questo è una delle possibili, credo Gianpietro Progiolo stamattina, è una delle possibili tracce archeologiche che possiamo vedere, per esempio in Liguria, il caso famoso di Santo Antonio di Perti, e dei suoi legami economici con il Mediterraneo bizantino. E tutto questo, vi dicevo, cambia nel tempo e purtroppo per noi, o per fortuna per noi, la vicenda italiana è proprio la cartina di tornasole di questo cambiamento. Questo cambiamento è, come vi dicevo, in tutti i settori, da una prospettiva offensiva a una difensiva. E in termini strategici, ne parlava stamattina, accennava Giorgio Lavegnani, della battaglia, passaggio dalla battaglia campale, quindi essenzialmente dalla battaglia che decide una guerra e dalla prevalenza delle fanterie, o dall'assedio delle città agli scontri diffusi e alla prevalenza delle cavallerie. Cambia il sistema insediativo da Civitas a Castrum, e soprattutto l'idea dello slittamento non solo terminologico ma anche strutturale degli abitanti, cambia appunto dal punto di vista economico, perché man mano che viene meno la capacità dell'esercito, del sistema amministrativo di rifornire di derrate alimentari l'esercito, sale la distribuzione monetaria. Questo lo vediamo per esempio anche in episodi di guerra, anche in Procopio lo vediamo molto bene, e i militari sono un po' l'ultimo appunto baluardo della circolazione monetaria, come dicevo poco fa, all'interno del mondo bizantino. Allora, detto fatto questo quadro generale, passo molto rapidamente
a fare una breve diciamo analisi molto, molto schematica di quello che succede sui diciamo sui due settori principali, il lirico e l'Oriente. Parlerò pochissimo dell'Italia perché in realtà, come dicevo, ne so abbastanza poco. Direi che potrei sviluppare questo ragionamento in termini di analisi dei fattori di variabilità, quindi, come dicevo prima, natura dei territori, caratteristiche degli avversari, esistenza di preesistenze di insediamenti militari più o meno strutturati che possono aver in qualche maniera determinato le scelte strategiche dell'impero, di quell'impero contorsionista che si adatta un po' alle situazioni. Allora, partiamo dall'Illirico, sì, avevo messo l'Illirico nella sequenza, non la ricordavo benissimo. Beh, la situazione dell'Illirico è questa. L'Illirico ha intanto un confine fisico, molto ben determinato all'epoca romana, che è il Danubio. Su questo confine fisico, al di là di questo confine fisico, ci sono degli avversari che hanno una caratteristica specifica, sono barbari veri, nel senso che sono barbari, poi in realtà meno veri di quello che si possa dire. Gli slavi sono molto permeati, almeno dal sistema commerciale bizantino, però sono, diciamo, tutto il sistema è un sistema un po' basato sulla alterità. Di qua ci stiamo noi, là ci state voi, il Danubio è difficile da attraversare. Lungo il Danubio c'è una linea difensiva di origine romana, molto ben strutturata, che in origine, come tutti quanti noi sappiamo, dall'epoca di Traiano, era in realtà una linea offensiva, cioè era una base di partenza per la conquista dei territori al di là del Danubio, ma che poi, dopo la crisi determinata dal collasso dell'impero, l'arrivo degli Unni, la riconquista bizantina della riva danubiana, cioè sono delle novelle molto carine di Giustiniano che dicono: abbiamo finalmente riconquistato la riva danubiana, ora stiamo tutti molto più tranquilli. E c'è la rioccupazione dei castra dei castra romani della linea danubiana, con la loro risistemazione estensiva, la loro rifortificazione. Ne conosciamo abbastanza bene alcuni, perché alcuni di loro, di alcuni di questi castra, sono stati scavati in maniera abbastanza sistematica, anzi direi molto sistematica, negli anni Ottanta, perché c'è stata un intervento, la chiusura di una diga a Cladovo sul Danubio, una diga a metà condivisa fra Jugoslavia e Romania, e questo ha determinato il rialzamento dell'acqua nel tutto il settore delle cosiddette porte di ferro, per salvare i resti archeologici che sarebbero rimasti sommersi da questo rialzamento, questa creazione di un lago artificiale. È stato fatto un grande cantiere internazionale, soprattutto legato all'attività degli studiosi serbi e di quelli francesi, che ha portato allo scavo di molte di queste strutture. E quindi conosciamo uno scavo abbastanza, come dire, sommario, ma che ci ha permesso di conoscere abbastanza queste strutture e di vedere alcune cose che sono successe. Questo campione è un campione molto, molto interessante. Che cosa è successo? È successo che sono state riutilizzate molte di queste grosse fortificazioni di frontiera, alcune delle quali, qui Procopio dice delle cose molto carine, molto interessanti, dice: le fortificazioni che erano troppo piccole le abbiamo allargate, le fortificazioni che erano troppo grandi le abbiamo ristrette e le abbiamo trasformate tutte quante in vere città. Quindi è un sistema fortificato che si basa sulla presenza, sulla stanzializzazione essenzialmente dell'esercito, di quell'esercito un po' di serie B che sono i limitanei, ma che hanno delle caratteristiche specifiche, che sono quelle di stare insediati su un territorio, stabilmente insediati su un territorio, e di starci anche in maniera totale, anche dal punto di vista economico, anche dal punto di vista sociale. Per esempio, questo lo vediamo perché in molti di questi castra vediamo l'esistenza di basiliche, di piccole chiese, addirittura con dei battisteri che sono rivolti, quindi non solamente, sono rivolti anche alla cura d'anima e quindi anche al battesimo, quindi o al battesimo dei nuovi nati o al battesimo di popolazioni eventualmente convertite. Questo sistema di castra più grandi è poi stretto e poi è saldato da una rete di castra anche più piccoli. Bodiaiti di Smorna
uno dei casi più interessanti in questo senso, come vedete che poi al centro di questa struttura crescono delle basiliche, quindi ci sono delle strutture che in qualche maniera cambiano un po' la dinamica. La cosa che è curiosa, che è particolare di questo sistema difensivo, è che è un sistema difensivo a due linee. C'è una prima linea, una specie di diga lungo il Danubio, e poi c'è invece un sistema che, per quello che lo conosciamo oggi, il nord, la riva della Lubiana la conosciamo abbastanza bene, l'entroterra un pochino meno, però per quello che lo conosciamo oggi è invece un sistema più legato ai centri medio-grandi, quindi alle città. C'è una fascia abbastanza interessante, che è abbastanza vuota, ho dimenticato di mettere un pallino sul Nicopolis ad Istrum, c'è una fascia abbastanza vuota, interessante, nell'immediato retroterra, ma poi c'è una rete di stazionamenti, una rete di città fortificate nel centro della penisola danubiana. Noi su questo siamo abbastanza ben informati da alcuni scavi, da un po' di informazioni che ci arrivano da Procopio. Essenzialmente siamo ben informati dagli scavi di Zaricingrad, prima Giustiniana, che conosciamo abbastanza bene da oltre 100 anni di scavo, e che conosciamo anche, che è stato oggetto in anni recenti di lavori anche molto accurati, con anche tecnologie importanti, nuove, eccetera, da parte dell'Accademia Serba di Scienze ed Arti, che ci hanno permesso di leggere il territorio nel suo complesso e ci hanno permesso anche di capire quali potessero essere. Prima Zaricingrad, prima Giustiniana, ha una vocazione evidentemente amministrativa, di gestione del territorio, ma ci ha permesso anche di capire quali potessero essere poi le sue relazioni anche difensive. C'è una nuova lettura molto fortificata in Zaricingrad in questo momento, e ci sono poi tutta questa rete di fortificazioni, di siti fortificati o di fattorie fortificate nei dintorni di Zaricingrad, che ci fanno capire come si tratti di poli, di nuclei di un sistema difensivo. Zaricingrad non è sola, ci sono dei cloni, questo noi lo sappiamo adesso abbastanza bene. Questo è Zlata, una città non lontana da Zaricingrad, in cui già le foto aeree permettono di vedere dei crop marks interessanti, e in cui ci sono delle cose molto curiose, molto interessanti. Questa è una grande diga, la tecnica edilizia parla di per sé stessa. È un sistema, questo è Milenko Milinkovic, il sistema parla dell'esistenza di una struttura abbastanza simile a quella di Zaricingrad, quindi un sistema che in qualche maniera è stato pensato per garantire la difesa. Vado velocissimo perché credo di essere già un po' in ritardo. L'Oriente ha una struttura difensiva completamente diversa, perché anche se qui ci sono i grandi fiumi stanno messi nella direzione sbagliata sostanzialmente, e quindi sono ortogonali in buona sostanza alle linee difensive. E è completamente diverso il territorio: al di là dei fiumi c'è il deserto, il quasi deserto siriano, ed è completamente diverso l'avversario. I persiani sono un avversario omologo ai bizantini, nel senso che non hanno una pulsione strepitosa per andare a occupare il territorio bizantino, e il confronto bizantino-persiano è un confronto, diciamo, su scala annuale. Una volta attaccano i bizantini, una volta attaccano i persiani, conquistano pezzetti di territorio, e poi finisce la guerra, e finisce con nuovamente con una pace, che si chiama una pace annuale, una pace biennale, una pace di 10 anni, una pace di 100 anni, la pace infinita, senza fine. L'anno dopo ricomincia la guerra, normalmente. E mi segnalano che c'è un microfono aperto, forse Lucio Gabriel, non so chi sia. Quello che fa streaming, quindi... ho capito, ok. Dicevo, in questa situazione loro che cosa fanno in buona sostanza? Usano quello che hanno, come sempre, e lo sistemano. Quello che hanno è la difesa della Roma, hanno tre settori, possiamo dividerlo in tre settori essenzialmente: la difesa stradale del deserto siriano verso ovest, attraverso il sistema romano, il limes romano di Cacis, quello già visto a Puebla negli anni 20,
La difesa dell'Eufrate e la difesa invece dell'alto corso dell'Eufrate, del Cavour e del Tigri, la difesa dell'accesso all'altopiano anatolico. Rapidissimamente, la difesa della stella di Diocleziana è affidata essenzialmente ai grandi centri, rifortificano Palmira, Palmira è una città carovaniera che viene rifortificata. Possiamo discutere sulla cronologia se sia inizio del VI o l'epoca di Giustiniano, viene rifortificata in quell'epoca per diventare, oltre che una città carovaniera fondamentale, ma per diventare anche un punto di riferimento importante del sistema difensivo. Integrare questa cosa con nuove città fortificate, questo è il caso di Resapa, Sergiopolis, che è una città preesistente, è un vecchio castrum romano che viene ampliato, rifortificato, riallargato, ristrutturato, dentro si crea anche un centro di pellegrinaggio, una situazione, come dicevo, di controllo del territorio, non solo di difesa, anche perché molta della difesa in questa zona è affidata alla gestione del rapporto diciamo diplomatico con le popolazioni seminomadi, i Cassani e i Lacmedi che stanno in questa zona e che saranno poi quelle popolazioni che entreranno poi in contrasto col sistema romano quando poi si aggregheranno anche loro al momento del diciamo, spostamento degli arabi. La zona dell'Eufrate è il controllo dell'Eufrate è particolarmente importante perché in questa zona semidesertica bisogna controllare essenzialmente le strade, i guadi dei fiumi e bisogna controllare i pozzi perché gli eserciti in marcia, questo dall'epoca di Amiano Marcellino, gli eserciti in marcia hanno bisogno ovviamente di rifornirsi essenzialmente di acqua. Su questo si concentra la difesa militare bizantina con la ricostruzione di una città importante come Zenobia, Halebir, che viene rifortificata proprio sulla riva dell'Eufrate, viene ristrutturata una importante città muraria e viene costruita un'altra fortificazione a Nukas dall'altra parte della riva dell'Eufrate a controllare uno dei pochissimi punti di guado lungo l'Eufrate. Terzo punto di difesa, terzo sistema di difesa, è quello del controllo dell'altopiano anatolico, dell'accesso all'altopiano anatolico. Di qual è la situazione? La situazione è che c'è una specie di grande gradino che separa l'altopiano anatolico dall'immensa pianura siriana. Questo gradino è aggredibile solamente attraverso una serie di punti di passaggio, che sono essenzialmente i corsi d'acqua, e lì non si può immaginare una difesa strutturata del territorio, una linea difensiva, ma bisogna immaginare una specie di controllo sistematico del territorio. Per far questo si mettono in campo delle risorse interessanti, costruendo qualche cosa di nuovo, mentre nelle altre aree di cui ho appena parlato si tratta essenzialmente di integrazione di sistemi esistenti, in questo caso si mette in campo qualche cosa di realmente nuovo. Questa cosa realmente nuova si vede per esempio nel caso di Dara. Dara è una fortezza nuova, viene costruita all'inizio del VI secolo proprio come baluardo contro l'espansionismo persiano sassanide in quest'area, viene costruita alla foce del punto in cui un piccolo corso d'acqua arriva nella pianura siriana, si vede questo molto bene nelle foto satellitari, in questo punto viene costruita una città fortificata. Noi di Dara conosciamo tutto della costruzione di Dara perché abbiamo una serie di fonti veramente molto importante che ci racconta nel dettaglio, nel singolo passaggio, la costruzione di Dara e ci spiega perché è stata costruita Dara. Dara viene costruita su un progetto elaborato centralmente a Costantinopoli dai famosi architetti, i famosi meccanicoi di Giustiniano, di Anastasio e poi di Giustiniano e trasformata in localmente, viene costruita per dare una sede stabile a quei famosi eserciti di movimento che devono trovare il modo di rifornirsi, di svernare tra una campagna militare e l'altra, e quindi Dara viene costruita per questo, viene pensata per questo, con dei sistemi di approvvigionamento idrico, con dei sistemi di stoccaggio delle derrate alimentari. Ne approfitto, se mi consentite, un secondo per
segnalarvi in questa foto la presenza di Fernanda De Maffei, senza la cui lungimiranza tutto questo ragionamento sulla conoscenza dei sistemi fortificati dell'Imes orientale non sarebbe mai esistito, almeno per quanto mi riguarda. Mi ha fatto molto piacere stamattina sentire Salvatore Cosentino parlare della rete dei castelli citati da Giorgio Di Cipro, perché Dara è, come dicevo, al centro di un piccolo caso, perché viene costruita, ma intorno a questa città viene poi costruita e strutturata una rete. Come diceva Salvatore, stamattina la rete viene strutturata e vedete che il numero dei castra è concentrato, questa quantità di castelli, che sono una trentina in totale in tutta la zona, forse poco più di 30, e sono esplicitamente tutti concentrati intorno a Dara. Ho fatto una piccolissima mappa, non ha alcuna pretesa di puntualità, perché tutti questi castelli io non so dove siano, però ho messo semplicemente sul territorio come stanno messi secondo la descrizione di Giorgio Di Cipro, e vedete che i pallini gialli sono quelli che stanno nella Zanene, non so dove rispetto al territorio, i pallini rossi sono quelli che stanno a Martiropolis, e ce n'è uno solo a Martiropolis, e i 26 o 27, non ricordo quanti siano, castra della regione di Dara, che sono messi sotto il controllo di Dara, li ho messi tutti più o meno nella regione di Dara. Quindi vedete che c'è un accentramento fortissimo in questo punto, con un punto vitale per il transito verso l'altopiano anatolico, verso essenzialmente l'alta valle del Tigri. Mi chiedo se questo tipo di modellazione possa essere un punto di riferimento per provare a indagare qualcosa che succede, per esempio, nei castelli alpini italiani, ma questo è un suggerimento che butto là per il mio amico Gian Pietro. Seconda, che cosa sono questi castra? Noi non lo sappiamo, ovviamente, però sappiamo che contemporaneamente in quella regione viene istituito anche una rete molto fitta di monasteri, molti dei quali sono fortificati. Sono i monasteri dell'area del Turabdin, per intenderci Dara sta qui sopra, accanto, di fronte a Nusaybin, e c'è questa rete di monasteri del Turabdin, alcuni dei quali sono di due tipi diversi: sono dei monasteri cenobitici nella zona interna, e dei monasteri anacoretici più piccoli e più duri sulle alture del famoso gradino nell'area esterna. E questi monasteri sono monasteri che noi conosciamo abbastanza bene, sono molto ben conservati, e sono spesso, come dicevo, monasteri fortificati, e hanno una funzione palese di organizzazione economica, di gestione, di controllo di questo territorio. Che questi monasteri siano collegati con il sistema difensivo bizantino, ne abbiamo una prova. Questa è una foto dell'inizio del secolo di Gertrubel, che fa vedere bene uno di questi monasteri con la sua cora come elemento strutturante proprio del territorio. Che siano collegati con il mondo bizantino, con il mondo militare bizantino, ne abbiamo una prova archeologica. Vedo Alessandro Taddei in una delle tante iconette. Alessandro, che è uno specialista di murature bizantine, dirà: ah, ma questa è roba costantinopolitana, cioè queste sono murature costantinopolitane, non hanno niente a che vedere con l'arte di costruire in Siria, che è una costruzione essenzialmente di calcare, di pietra, mattoni praticamente non ce ne sono, questo ci lascia immaginare, siccome sappiamo che c'è un legame diretto soprattutto fra Anastasio l'imperatore, che è il fondatore di Dara, e questi monasteri, questo ci lascia immaginare che a costruire questi monasteri in buona sostanza siano stati architetti e maestranze bizantine. Altrettanto, queste volte meravigliose, simili le possiamo trovare solamente nelle cisterne di Costantinopoli con le belle di Giustiniano, non è roba di produzione siriana. Vado correndo, perché voglio farvi vedere solamente un'ultima cosa. L'altra rete dei monasteri, che sono questi monasteri anacoretici, che stanno, dalle foto satellitari non si vedono perché sono piccolissimi,
sono proprio sul ciglione della, del famoso gradino. Sono questi monasteri, palesemente tutti fortificati, qui ci sono di nuovo io, un po' più magro, con Fernando De Maffei, e mi chiedo se nella lista dei 27 impianti fortificati di Giorgio di Cipro non ci sia nascosto anche uno o più di questi monasteri che potrebbero aver avuto una funzione importante dal punto di vista dell'avvistamento, del controllo del territorio, eccetera. Tutto questo evolve nel tempo, ma credo di dover tagliare perché fino a credo il mio tempo, tutto questo evolve nel tempo nel momento in cui la frontiera collassa e poi tutto questo si sposterà diciamo all'interno e cambierà totalmente il modello di controllo del territorio attraverso la costruzione di alcune cittadelle fortificate importanti, di nuclei fortificati da cui far partire le truppe di movimento per il, diciamo, il controllo di territorio verso l'avanzata prima degli arabi e poi successivamente dei turchi. E mi sono portato la cittadella di Ankara, mi sono portato Amorium, queste sono cose famosissime, l'assalto degli arabi ad Amorium nella cronaca di Cilizia di Madrid. E mi fermo qui perché credo di aver finito il mio tempo e anche perché non ho molto altro da dire, perché i modelli che io ho cercato di individuare non fittano abbastanza bene con l'Italia, perché in Italia gli strateghi bizantini si trovarono di fronte a una situazione diversa. Un territorio che doveva essere riconquistato ed era un territorio peninsulare, che doveva essere un strano territorio oblungo, in cui era impensabile costruire un sistema difensivo. Io penso che un sistema difensivo, la penso esattamente come Gian Pietro Brogiolo, che diciamo ci sia stato un gioco molto importante di uso degli Ostrogoti in funzione antifranca, dei Longobardi in funzione antifranca. Penso che un tentativo di costruzione di un sistema difensivo sia stato fatto sul Po, ma penso anche che questo sistema non abbia avuto molto ragion d'essere e che il sistema si sia organizzato intorno essenzialmente al controllo delle vie di comunicazione e stradali e dei porti. Penso anche, come pensava Salvatore, che questa cosa abbia dato origine ad una strutturazione dell'amministrazione complicata, da cui poi sono derivati i ducati. Penso che abbia avuto un riflesso importante sull'economia, sulla microeconomia dell'Italia bizantina, ma queste cartine sono cartine del 98, perché sono cartine tratte da quel famoso libro. Tutto il resto penso che lo imparerò nelle prossime ore, da qui a domenica, da tutti gli altri interventi. Grazie. Grazie a te, Enrico, per le idee, le suggestioni, i quadri sistematici che sai offrire nei tuoi interventi, e con la tua capacità di farci vedere le cose sempre da prospettive che sono molto particolari, quadri che appunto mettono assieme idee e informazioni. Quindi grazie molto, Enrico. Immagino che poi ci saranno anche molte domande o insomma i temi che hai toccato sono temi che consentono un dibattito molto ampio. Grazie ancora. Allora, se ben ricordo, adesso è il turno della professoressa Anna Leone. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno. Adesso vedo se riesco a condividere il mio PowerPoint. Intanto leggo il tuo titolo, Fortificazioni e forti dell'Africa bizantina, Zeucitana e Bizacena, rianalisi delle evidenze archeologiche. Voi vedete il mio PowerPoint? Sì. Sta arrivando. Ok, perfetto. Allora, io comincerei intanto con specificando due cose. La prima, poi mi sono la presentazione si occuperà anche di Numidia. La seconda è che l'intervento che sto presentando in realtà è fatto insieme a Tommaso Giulio Doro, che è un dottorando all'Università di Padova sull'Africa bizantina, lavora sull'Africa bizantina, è anche un allievo di Salvatore Cosentino, che è venuto a Dharam per un periodo e insieme abbiamo lavorato sull'aspetto dei forti e delle fortificazioni, e quindi questo è un lavoro un po' in corso.
E siccome il tema è grandissimo e 30 minuti non sono abbastanza per discutere tutte le problematiche dell'Africa bizantina, ci siamo concentrati su due aspetti fondamentali: le tipologie di fortificazione che si identificano da un lato e le problematiche di studio dell'Africa bizantina che ancora sono presenti, per lo più a causa di una mancanza di studi sistematici sul Nord Africa. E quindi adesso volevo anche ringraziare gli organizzatori del convegno per avermi invitato, per averci dato questa opportunità a me e a Tommaso di presentare il risultato di questo lavoro che è ancora in corso. La nostra comprensione della trasformazione dell'Africa bizantina è ancora limitata. Molto è ancora il lavoro da svolgere per raggiungere una conoscenza approfondita del sistema difensivo delle province africane in età bizantina, soprattutto poi per quanto riguarda il VII secolo. È però noto che la conquista dell'Africa vandala da parte dell'Impero Romano d'Oriente innescò una serie di trasformazioni che modificarono sostanzialmente la struttura organizzativa del paesaggio. Tra queste, la più evidente, forse perché ampiamente descritta da Procopio, ovviamente, è sicuramente il moltiplicarsi delle fortificazioni isolate o sviluppate in ambito urbano. E questa è una pianta preliminare con la collocazione dei forti e delle città fortificate dell'Africa. Questa è, insomma, la Tunisia, l'Algeria e la Libia occidentale. La nostra conoscenza delle fortificazioni bizantine africane è ancora estremamente parziale. Il primo lavoro che descrisse l'Africa bizantina infatti fu pubblicato da Diehl nel 1896, e mentre l'opera più recente che si occupa delle fortificazioni è la tesi di dottorato di Dennis Pringle nel 1981. Pringle allora fece un catalogo delle fortificazioni africane visitandole singolarmente, ma tuttavia non riuscì a risolvere numerose problematiche di datazione. Da allora non è stato più intrapreso uno studio sistematico delle fortificazioni bizantine africane e nessuna è mai stata oggetto di scavo, sicché i maggiori problemi sono ancora tutti irrisolti. E cito, vi do un esempio, che è Yunka. Yunka si trova nel sud della Tunisia, sulla costa, come potete vedere da questa immagine, a sud di Sfax. E probabilmente in età romana si trattava di Macomades Minores, e a partire dall'età vandala, dal V secolo, diventa un importante centro commerciale, in particolare nel VI e VII secolo, con evidenza di una grandissima importazione di anfore dall'area Igea. Questo è quello che si sa della città di Yunka, che non è mai stata scavata estensivamente, soltanto tre chiese sono state scavate durante il periodo coloniale francese, noi stiamo lavorando al momento su una, e la struttura più visibile nel paesaggio è infatti il forte che si trova qui, di età aglabide, o almeno così è stato indicato normalmente, perché anche nel caso dei forti poi islamici non ci sono studi sistematici e anche le datazioni sono molto varie. Pringle, insieme ad altri studiosi, abbracciò l'idea che questo forte di Yunka in realtà fosse in origine una fortezza bizantina poi trasformata, adattata a un forte, a un ribat islamico. Questa ipotesi si basa infatti sul rinvenimento di un'iscrizione bilingue trovata e riutilizzata a circa 20 km a sud del sito antico, e tale iscrizione è oggi andata perduta, quindi nessuno può verificare questa iscrizione, che fu vista nella parete di una casa e riferisce appunto all'autorizzazione da parte di Cristo, di Giustino e l'imperatrice Sofia a costruire queste fortificazioni dopo numerose suppliche. Ora, il lavoro di analisi sistematico sulla stratigrafia del forte aglabide che abbiamo condotto nell'ambito di questo progetto tra l'Università di Durham e l'Institut National du Patrimoine ha mostrato in realtà che ci sono delle fasi bizantine sicuramente, e sono in particolare una cisterna e un pezzo di mura visibile in questa zona. Tuttavia, a causa della mancata degli scavi che ancora non abbiamo effettuato, non possiamo dire
se il forte effettivamente fosse, se si trattasse di un forte oppure di una struttura, di un muro o di un tipo o di un altro tipo di struttura. Ora, questa premessa era necessaria per chiarire lo stato attuale della documentazione e della nostra possibilità di condurre un'analisi affidabile. Quella che viene in bibliografia considerata dunque una fortificazione bizantina è in realtà un'evidenza tutt'altro che sicura. In età romana il sistema di fortificazione in Nord Africa era localizzato lungo il limes meridionale della provincia, mentre in età bizantina le strutture fortificate diventano molto comuni anche lungo la fascia costiera e subcostiera. In alcune zone dell'Africa compaiono strutture fortificate, in particolare nella Tripolitania, a partire già dal III secolo, questo è un esempio di, un castro tripolitano, con la costruzione appunto di questi xur, queste fattorie fortificate, perché il territorio della Tripolitania diventa particolarmente insicuro già dal III-IV secolo. L'organizzazione della provincia d'Africa, dopo la riconquista bizantina, si svolse in una serie di fasi che determinarono anche un riordinamento territoriale. E in queste circostanze si verificò un'intensa attività di costruzione di forti e fortificazioni sul territorio. Questo fenomeno riguardò in particolare il territorio della Proconsolare o Zeucitania e della Bizacena e della Numidia. Tale intervento fu reso necessario dal fatto che, a partire dalla conquista della provincia, tutti i territori divennero progressivamente insicuri. E sarebbe tuttavia sbagliato, però, considerare la fortificazione di questo territorio soltanto come un riflesso del pericolo portato dai Mauri ai territori romani. Altrettanto importante, infatti, nel determinare questo tipo di intervento, dovette essere la riattivazione e rilegittimazione del governo imperiale sulla provincia, la cui prima manifestazione fu spesso l'apertura di cantieri per il restauro o la costruzione di cinte murarie, cittadine o fortilizi, spesso posti a guardia dei passi obbligati. Non ci dilunghiamo poi qua tutto l'aspetto della costruzione di chiese, che è un altro tema. Sembra che almeno nel VI secolo le province disponessero di due diversi eserciti, uno sedentario adibito al controllo delle frontiere ed uno itinerante che si spostava ove richiesto da condizioni di pericolo e sicurezza. Fino alla creazione del Magister Militum Africe degli anni 70 del VI secolo, in cui l'esercito africano era quindi guidato da cinque duces, il cui quartiere generale si trovava nelle fortezze principali di ciascuna provincia. In Tripolitania, per esempio, nel forte di Leptismania, in Bizacena a Telecte e Capsa, e in Numidia a Costantina. Come già detto, a causa delle mancanze delle cronologie, è difficile definire i criteri di costruzione della fortificazione sul territorio. È stato ipotizzato che furono progressivamente costruite da Giustiniano, come ci racconta Procopio, a partire dalla frontiera sahariana verso la costa mediterranea. Stando a Procopio, i Vandali avevano distrutto o lasciato andare in rovina gran parte delle fortificazioni della provincia romana e i bizantini dovettero quindi investire ingenti risorse per rimettere in piedi l'intero sistema di controllo del territorio. E la messa in sicurezza della provincia richiese un numero di azioni progressive. La prima, la fortificazione delle frontiere. La seconda, la costruzione di una serie di fortificazioni disseminate nel territorio per offrire rifugio alla popolazione. E la terza, ovviamente, il controllo delle maggiori vie di comunicazione. Un aspetto importante che appare evidente è la limitata presenza di fortificazioni in Zeucitania, cioè nella parte settentrionale qua. Ugualmente un limitato numero di forti si registra in Bizacena, per esempio nel territorio di Tugga, che si trova qua, per il periodo successivo alla conquista è stato identificato un solo forte bizantino ogni 300 km quadrati. Va però sottolineato che nel corso del VI secolo è noto che la Bizacena centrale fu interessata da una serie di ulteriori interventi di fortificazioni, probabilmente dettati dalle necessità di difendere il territorio dalle incursioni dei Mauri. Questi sono testimoniati ad esempio dal forte di Tiknica a Intunga, le fortificazioni urbane di Tubusi Kumburu, Bure e Tibaris.
ecco, l'iscrizione di Tiburzio Combure che fa riferimento alla seconda metà del VI secolo per cronologia. Più che ai fortini, però, la maggior parte delle attestazioni di fortificazione fanno riferimento alla presenza di città con mura o strutture fortificate. Si registrano quindi diverse tipologie di fortificazione, la cui presenza sul territorio è probabilmente legata all'organizzazione degli insediamenti sul territorio. Infatti, benché il Nord Africa venga normalmente considerato un territorio uniforme, sia in età romana che bizantina è caratterizzato da una particolare eterogeneità nei sistemi difensivi, insediativi. La Valle del Megerda, a nord dell'Africa questa, era altamente urbanizzata già in età romana, mentre ci sono altre parti che erano profondamente rurali in altri settori dell'Africa, come per esempio nel cuore della Bizacena e la Tripolitania sulla costa della Libia, che aveva soltanto tre insediamenti. E quindi sono soprattutto la Valle del Megerda, in particolare nel nord, era altamente urbanizzata, e quindi sono soprattutto le aree urbane in questa zona che vengono equipaggiate di mura difensive e fortificazioni, e non abbiamo tanto costruzioni di nuove fortificazioni isolate. L'area della Tripolitania, invece, come ho detto, era soprattutto rurale, e poi abbiamo visto lo svilupparsi di un sistema di fortificazioni e di fattorie fortificate già prima dell'arrivo dei bizantini, come ho detto prima. Ora, il primo tipo di fortificazione realizzata nel periodo bizantino che si identifica sul territorio nordafricano è quello urbano, ed è anche quello più comune. Le mura fortificate della città fecero la loro comparsa in Nord Africa nel IV e nel V secolo. Dopo uno stato di abbandono nel periodo vandalo, furono ripristinate oppure costruite ex novo. Nella maggior parte dei casi, le fortificazioni urbane presentano diverse tipologie. A Sabrata e Leptismania, per esempio, sono conservate due diverse cinte murarie, una prima di età tardoantica, che è quella più grande qua, e una seconda bizantina, quest'ultima con mera funzione difensiva, tant'è che il Forum Vetus della città viene tagliato metà fuori dal tracciato murario. Le mura di Leptismania erano collegate in età bizantina con il Foro Severiano, che si trova qui, che era stato trasformato in fortezza, anche se purtroppo le evidenze delle fasi post-romane del Foro Severiano sono state tutte rimosse durante gli scavi del periodo coloniale italiano, di cui qui vedete una foto dall'Istituto Luce. Oltre a Leptismania, l'inclusione del foro nel sistema di fortificazioni della città bizantina si registra in molti altri casi in Nord Africa. Nel caso di Leptismania, il sistema difensivo protegge il lato della città verso l'entriterra ed è invece aperto verso il mare per l'utilizzo ovviamente del porto. Una forma simile di fortificazione che ingloba il foro e include una fortificazione connessa a una cinta muraria è presente in diverse città nordafricane, come per esempio Aptunyi, Mustis e Sua. Tra le città che sviluppano questo sistema di fortificazione abbinato alla cinta muraria è degna di nota Tuga. Qui vengono trasformati in un forte il Capitolium e l'intero foro della città, che vedete qui nel dettaglio, a cui verrà poi aggiunta un'ulteriore cinta muraria difensiva dopo la conquista islamica, che vedete in quest'altra immagine sulla sinistra. A Tuga l'area fortificata era di circa 28 ettari. Si tratta quindi sia nel caso di Leptis che di Tuga di sistemi difensivi relativamente grandi che includono una porzione della città. È importante sottolineare che la scelta di trasformare proprio il foro della città, nel caso di Tuga, in un forte non sembra avere nessuna relazione con la centralità topografica di questo spazio. Infatti gli scavi hanno mostrato che il foro era già stato abbandonato da tempo, tant'è che le nuove costruzioni vennero edificate su uno strato di abbandono di circa 2 metri, quindi rioccuparono il foro della città che era già stato abbandonato da tempo. La seconda tipologia consiste invece in piccole fortificazioni inserite nel tessuto urbano. Tra questi è significativo il caso di Madauros,
Il forte bizantino venne costruito esattamente nel centro della città. Fu originariamente pianificato come una struttura rettangolare, ma fu invece realizzato in formato ridotto, irregolare, includendo anche il teatro della città, anch'esso fortificato. La ridotta estensione del forte e il cambio di progetto in corso d'opera hanno fatto pensare che questo sistema difensivo non fosse parte degli interventi di età giustinianea. Però abbiamo un'iscrizione che fa riferimento al periodo tra 534, 536 e 539, 544. Perciò sembra ragionevole affermare che un qualche intervento edilizio ascrivibile all'impero di Giustiniano dovette interessare la zona almeno del teatro. Ciò non significa però che nel caso in cui questo intervento sia identificabile con il fortino in questione, questo non fosse costruito in fretta, magari a causa del pericolo Mauro che interessava la provincia in quel momento, o che non fosse stato rimaneggiato successivamente. Tuttavia, in mancanza di scavi, è difficile confermare questa possibilità. Tuttavia, si tratta di un fortino molto piccolo, di forma irregolare, la cui pianta, chiaramente, struttura viene modificata in corso d'opera. In effetti ci sono sicuramente fortificazioni che furono costruite in un periodo anche successivo a questo e anche successivo al periodo giustinianeo, ancora verso la fine del VI secolo, come appunto quella di Tiburcicum Numidarum che abbiamo nominato prima, ma anche quelle di Mascula e Tibaris. Mascula, per esempio, ha questa iscrizione che fa riferimento appunto a un periodo tardo rispetto a Tiburcicum Numidarum, al 578-582. Per quanto riguarda il secolo successivo, si segnalano ancora il forte di Yenshir Kelbia, per cui è stata suggerita appunto l'edificazione intorno al VII secolo, e un'epigrafe databile al periodo tra il 610 e il 627, rinvenuta a Capsa in Vicenza, che testimonia la costruzione di una fortificazione di un sito ad oggi ancora non individuato e probabilmente non pertinente né al luogo di ritrovamento né alla Civitas di Capsa. Questo è un altro problema, che molte di queste iscrizioni sono difficili poi da ricollocare, come nel caso di Iunca, al loro contesto di origine. Un terzo tipo di fortificazioni urbane è documentato a Sveitla. Esso si sviluppa in forme e nucleato, caratterizzato dalla presenza di piccoli forti in distinte aree della città, abitate della città, connesse con la presenza di chiese. Questa è una famosa pianta realizzata dal Duval nel caso di Sveitla, questa è Sveitla romana, che in età bizantina si trasforma con questa struttura a nuclei caratterizzata dalla presenza di forti, di chiese e di abitati. Quindi da una struttura regolare si trasforma con questa struttura estremamente irregolare, con una serie di nuclei in diverse parti della città. E questo c'è da dire che questa tipologia, in particolare di trasformazione della città, non è molto frequente in ambito nordafricano, ci sono pochissimi casi. È importante sottolineare che sia il sistema nucleato, sia quello caratterizzato dalla presenza di un forte con una cinta muraria, si trovano entrambi in centri che conservarono una discreta grandezza. Altri centri presentano invece soltanto una piccola fortezza, indicando forse una perdita di importanza nell'ambito dei sistemi viari e difensivi dell'Africa bizantina. Esaminando il territorio extraurbano, invece, adesso su scala più vasta, le fortificazioni si presentano ancora più articolate e diversificate. Purtroppo la mancanza di cronologie ben definite ci impedisce di distinguere quali tra questi siano edifici pubblici e quali invece siano piccole fortificazioni private costruite in caso di necessità. Recentemente David Mattingly ha cercato di elaborare dei modelli interpretativi per analizzare le fortificazioni del Nord Africa, ma l'estrema varietà tipologica ha evidenziato le difficoltà del suo approccio. L'unico aspetto di uniformità sinora emerso nello studio delle fortezze bizantine del Nord Africa è la loro tecnica edilizia, che utilizza per lo più grossi blocchi presi da edifici romani.
Probabilmente, sempre nell'ambito del sistema difensivo commissionato da Giustiniano, si conoscono nuove fortificazioni costruite senza alcuna relazione con la presenza di insediamenti urbani. Si tratta in questo caso di nuove strutture fortificate che vengono strategicamente posizionate in luoghi che controllano percorsi o passi viari di fondamentale importanza. Tra questi si può citare per esempio il forte di Enshir Zaga, costruito tra Beja e Tabarka, o Borgi Halal, che controllava l'accesso alla città di Bulareja. Questa è la pianta di Borgi Halal. Come vedete, solo una parte della struttura è stata registrata da Pringle. Rientra in questa categoria di piccoli forti anche il forte di Tabudeus, datato proprio al periodo giustinianeo e posto sul versante meridionale del massiccio dell'Aures, al confine tra la Numidia bizantina e i territori mauri. Quindi, in conclusione, l'organizzazione difensiva dell'Africa bizantina doveva comprendere un sistema composto da molteplici strutture fortificate, minori e isolate, integrate con un numero notevole di aree urbane dotate di un proprio sistema difensivo. Un esempio di questo modello può probabilmente essere identificato nella Numidia meridionale, dove il sistema difensivo sembra essere basato su una serie di città fortificate piuttosto grandi, questo è l'esempio di Tamugadi, per esempio, altre sono Bagai, Lambesis e Justiniana Zabi, e forti isolati posti a guardia dei territori strategici, come appunto Tubune, Tabudeus e Centurie. Una situazione simile dovette verificarsi anche nella zona del Megerda, di cui abbiamo parlato prima, dove l'eterogeneità dei paesaggi, la pianura, i distretti collinari e pedemontani e una forte urbanizzazione portarono sia alla fortificazione dei centri urbani, per lo più, e anche alla creazione di piccoli fortilizi come quello di Borgi Halal che abbiamo menzionato, volti a sbarrare l'ingresso in Bizacena ai Mauri che provenivano dal confine meridionale della provincia. Lungo la costa il sistema è molto più semplice. La maggior parte delle città è infatti fortificata con mura. Questa è in effetti la tipologia più comune della zona costiera e i fortini sparsi nelle campagne si fanno più rari. È nell'entroterra, in territori come la Numidia e la Bizacena interna, che si registrano insediamenti difesi da uno a più forti minori, oppure fortini isolati disposti a controllo di punti nodali o passi viari. I forti, soprattutto quelli posti a guardia della enorme frontiera meridionale, erano occupati dall'esercito, il cui compito era quello ovviamente di difendere il territorio e controllare strade e punti strategici. Alcuni di questi però potevano anche servire come rifugio per la popolazione, sia le città murate, sia i forti appunto come Tamugadi o Amedara, infatti ospitarono in varie occasioni persone che fuggivano dalle razzie dei Mauri. Nonostante l'appello lanciato quindi da Noël Duval negli anni Ottanta del secolo scorso, che lo studio del sistema difensivo della provincia bizantina raramente è tornato al centro del dibattito. Per questo motivo sono ancora numerosissimi gli interrogativi che circondano sia la comparsa che la successiva evoluzione delle fortificazioni africane di età bizantina. Ad esempio, un problema ancora irrisolto è la varietà delle soluzioni di fortificazioni applicate nella città. Non è chiaro se queste differenze siano imputabili alle condizioni dell'insediamento urbano oppure alla sua importanza strategica o forse ancora dalla presenza o meno dell'esercito. Altrettanto sconosciute sono le relazioni che la fortificazione del territorio dovette avere con l'economia della provincia sulla quale andava a impiantarsi, di cui ha anche parlato Enrico Zanini prima. Non è chiaro, ad esempio, se alcuni territori fossero particolarmente interessati da interventi difensivi sulla base del loro apporto produttivo. Si pensi per esempio appunto alla Valle del Megerda nell'Africa proconsolare, che era una delle aree più ricche del Nord Africa.
Inoltre, per volere di Giustiniano, l'approvvigionamento delle truppe che popolavano alcune di queste fortificazioni dipendeva dalla provincia stessa. Tuttavia, non ci sono noti dettagli di come questo gravasse sulla rete economica e produttiva nordafricana. Insomma, nonostante si siano giustamente riguadagnate di recente l'attenzione, si sia giustamente riguadagnata di recente l'attenzione della ricerca archeologica e storica, le fortificazioni bizantine del Nord Africa restano per grandissimi aspetti ancora da indagare, nella convinzione che solo grazie a nuovi scavi sarà possibile migliorare il quadro delle nostre conoscenze su questo fenomeno. Inoltre, il nostro lavoro ha messo chiaramente in risalto come sia sbagliato parlare di Nord Africa bizantina come un'unica realtà e di come invece lo studio si debba concentrare sui diversi ambiti regionali. L'impero bizantino adattò la sua strategia difensiva sulle basi della necessità, ma anche sulla base della struttura organizzativa territoriale che trovò. Questa struttura era già estremamente differenziata, con settori intensamente urbanizzati e altri soprattutto rurali. Il sistema difensivo messo in atto, dunque, non poteva essere lo stesso. Grazie. Grazie alla professoressa Anna Leone per questo studio di prima mano sul sistema di fortificazioni bizantine in Africa. Mi pare che sia l'inizio di una ricerca estremamente promettente, che però ha già fornito dati importanti. Mi scuso con il dottor Giulio Doro, con Tommaso, io non avevo letto nel programma che anche lui avesse partecipato alla ricerca, quindi non è stata un'esclusione volontaria. Grazie Anna, grazie veramente. L'ultimo speaker del pomeriggio di oggi è Cesare Crova, con cui abbiamo già cercato di, come dire, iniziare la sua comunicazione. Adesso non lo vedo. Ah sì, ecco, lo vedo collegato. Spero sia riuscito a caricare il PowerPoint e gli cedo volentieri la parola. Prego. Sì, grazie. Chiedo aiuto a Federico, a cui l'ho mandato per adesso, prova eventualmente. Sì, adesso lo condivido io. Lo condivido io. Lo vedete? No, non ancora. Adesso? Sì, adesso sì. Ok, a posto. Io non lo vedo. Tu no, ecco. Ok, Cesare, mi dici tu quando devo andare avanti. Ma non lo vedo. Il problema è che non lo vedo. Come non lo vedi? Gli altri lo vedono. Vabbè, tu di diapositiva 1, diapositiva 2, io vado avanti. Adesso si vede la copertina. Va bene, allora facciamo così. Io mi apro il mio e parlo su quello che ho io e ti dico vai avanti. Sì. Ok, perfetto. Quindi ecco, no, ringrazio, rinnovo il ringraziamento a Federico che mi ha proposto questo intervento, insomma, che benché sia uno studio che va avanti da molti anni, riserva sempre elementi di novità a quello che sembra un tema che di fatto non trova mai un punto conclusivo, ma questo non può che farcene, non può che renderci contenti, insomma, della cosa. Andiamo avanti. Ecco, ci sono echi della tradizione romana e bizantina nell'architettura gaetana. Io parto da Gaeta. Se vai alla terza diapositiva, la vedete, Gaeta e le fortificazioni degli Ipati nel IX e X secolo. Gaeta rappresenta un po' l'emblema di quella che è la città fortificata di quel periodo. Questa è, la sintesi di quello che era la lettura del circuito murario, così come noi lo possiamo definire, lo possiamo individuare attraverso la lettura di questo importante corpus rappresentato dal codice diplomatico gaetano, quindi questa serie di atti notarili che si sono protratti a partire dall'VIII, IX secolo fin verso il 1400, da cui abbiamo uno spaccato di quella che era la vita del territorio. In particolare riusciamo
anche attraverso quello che è il testamento di Decibile del 906, quindi inizio X secolo, ad avere un po' una declinazione di quello che era la fortificazione, il tema è questo dell'intervento, la fortificazione a Gaeta in quel periodo. Se andiamo avanti in questa quarta diapositiva abbiamo quello che è oggi, quello che noi possiamo individuare ancora in parte dei due circuiti che caratterizzavano e caratterizzano in parte ancora adesso Gaeta, perché resti visibili ne sono rimasti in quantità importante. Il primo, quello, il cosiddetto muro antico, è quello più, diciamo, quello delimitato dalla linea continua e in parte tratteggiata, di cui restano tratti, lo vedremo dopo in questa passeggiata che noi faremo a Gaeta, a cui fece seguito successivamente quando parte della popolazione formiana si spostò verso Gaeta nella seconda metà del IX secolo, imposero queste migrazioni la necessità di dover ampliare quella che era la struttura fortificata della città di Gaeta, e quindi fu costruito questo muro, cosiddetto il muro nuovo, ascrivibile al periodo di dominazione di Docibile di Giovanni primo, Docibile primo e Giovanni primo, quindi a cavallo tra il nono e il decimo secolo. E quindi che cosa ci resta di questa, ancora oggi visibile, di questo percorso murario? Innanzitutto l'utilizzo dell'opera quadrata, l'opera quadrata di recupero, quindi i siti romani, lo ha già detto anche la professoressa Leone prima, i siti romani sono utilizzati come cave dalle quali vengono prelevati questi grossi blocchi e viene costruita questa cinta che delimita appunto la città di Gaeta. Questo è l'elemento sulla sinistra probabilmente più importante, la torre cosiddetta di Giovanni I, che probabilmente divenne il fortilizio, faceva parte della sua residenza, ma che nel corso del potenziamento riconducibile ad un periodo che va tra il 915 e il 933, e fra poco vi racconterò la motivazione che ci porta a fare questa affermazione, appunto costruì questo edificio, che faceva parte appunto di questo percorso delle mura nuove. Il percorso, come vedete, poi proseguiva in salita, ovviamente, perché qui siamo praticamente a livello del mare, saliva lungo le pendici del promontorio di Gaeta, fino a dove oggi troviamo quelle che sono, il castello Angioino e Aragonese. Come vi dicevo, recenti studi di qualche anno fa hanno datato due epigrafi, che sono quelle che un po' datano questo circuito murario, ad un periodo compreso tra il 915 e il 933, l'anno in cui appunto Giovanni I muore, ed in particolare queste epigrafi che voi vedete qui sotto. Scusi se la interrompo, sì. Cesare, mi dispiace per l'interruzione, ma sì. Noi non vediamo nulla. La voglio solo. No, capisco che non sia colpa sua assolutamente. Eccolo. No, la volevo solo avvertire. No, grazie mille. Io avevo messo a schermo intero pensando che si vedesse meglio, invece no. Era sparito. Okay. Scusi per l'interruzione. No, la ringrazio, così non sono andato avanti oltre. Continuo su questa diapositiva, appunto, sia questa. Dove appunto Giovanni I è indicato come patrizio imperiale, quindi questa onorificenza che gli era stata riconosciuta, che era più
appunto un'onorificenza che è un riconoscimento altro. E la particolarità di questa iscrizione è che si trova, come vedete da questo rettangolino rosso, ad una quota piuttosto elevata, siamo intorno ai 6 metri, 6 metri e 50, quindi questo vuol dire che è molto probabile che questa iscrizione fosse collocata già lì. Diversamente da quella che vedremo dopo, non nell'immagine successiva, che invece probabilmente è stata riportata in un momento successivo lungo il tratto delle mura, probabilmente nel corso di alcuni restauri. Se andiamo avanti, vediamo quella che è il cippo, lo vedete? Il cippo, che è la cosiddetta pietra d'angolo del campanile della cattedrale di Gaeta, e che riportava questa epigrafe che ricordava la costruzione appunto di questa torre costruire appunto da Giovanni I, vicino, prossimi alla foce del fiume Garigliano, e che poi successivamente, circa 2 secoli dopo, fu portata appunto a Gaeta, facendola diventare elemento, il piede del campanile appunto della cattedrale di Gaeta. Questa è una foto abbastanza recente, quindi come vedete si sta perdendo, perché l'usura del tempo, l'inquinamento, la mancanza di una manutenzione stanno portando a perdere quello che è la descrizione esatta che è riportata su questo cippo. Però mi piaceva farvela vedere accompagnata da questa rappresentazione, da questa incisione appunto della scafa del Garigliano, dove si trovava questa torre e dove appunto c'era ed è l'unica cosa che è rimasta, questo cippo, a ricordare quella fabbrica, che poi fu definitivamente demolita all'inizio del 1830, quando poi fu costruito il famoso ponte di Luigi Giura, di collegamento tra il territorio campano e il territorio laziale. Andando avanti, per favore Federico, la diapositiva 7, dove c'è indicata Piazza Traniello e Via Docibile, il percorso quindi, come vedete, continua qui a Gaeta, e nel riquadro che vedete in alto a destra è rappresentata appunto quest'altra iscrizione riconducibile sempre agli Ipati, e in particolare però questa iscrizione molto probabilmente è stata portata qui da un altro sito. Nel corso di alcuni restauri che poi nei secoli sono stati realizzati, quindi mentre la prima iscrizione che vi ho fatto vedere rappresenta sicuramente la datazione di quel manufatto, questa iscrizione è importante per individuare, diciamo, un momento storico, ma non in particolare questo percorso di mura. Vedete al centro un'altra iscrizione. Su questo devo ringraziare il dottor Daniele Ferraiuolo, con il quale ci siamo confrontati. Questa è un'iscrizione che è altrettanto importante, ancora non studiata, ma che è venuta fuori nel corso dei lavori che sono stati fatti nella cattedrale appunto di Gaeta, ed è riconducibile anch'essa, desunta appunto dalla tipologia di scrittura, anch'essa databile intorno al X secolo, e quindi insomma ci dà nuovi spunti per portare avanti appunto un percorso di ricerca che sta andando avanti oramai da tanto tempo e che, come vi ho detto prima, dà sempre nuovi spunti. E a sinistra, e in particolare è quella colonna che vedete sulla sinistra, ve l'ho riportata per farvi vedere come oggi molto di quello che resta di quel periodo sia stato fagocitato dall'edilizia successiva, medievale, post-medievale, rinascimentale, fino alla moderna. Questa è un'altra, sono due colonne, questa si trova addirittura in un bagno di un bar, questo per farvi capire insomma come le strutture siano state veramente inglobate nell'edilizia.
per fortuna qui c'è stato questo buon gusto di volerla lasciare per quanto in un bagno, però in vista, ed è una testimonianza di quello che era appunto il percorso storico che si riconnetteva, lo vedete in questo secondo pallino, a un'altra, qui è un'altra colonna, probabilmente faceva parte di un porticato. Questo si trova invece dentro un altro locale pubblico, sempre in questo edificio, quello diciamo centrale che voi vedete nel, nell'immagine di sinistra. E percorrendo via Docibile, quella appunto dove abbiamo visto le mura, chiedo a Federico di andare alla immagine successiva, vediamo quindi in alto a sinistra come l'edilizia non solo medievale ma anche quella più moderna abbiano inglobato questi resti ancora in alcuni punti molto molto evidenti dell'opera quadrata che costituiva il muro nuovo della, della città gaetana. Andiamo avanti per non essere troppo noiosi, però ecco, vedete come anche nel palazzo arcivescovile si ritrovino tracce di questa opera quadrata. Qui siamo nella parte del, del piano inferiore del, del palazzo arcivescovile, dove appunto ci sono i resti di questa di questo muro indicato appunto dalla freccia, percorrendo, qui siamo su via la, io dico i nomi ma per molti di voi non diranno assolutamente niente, quando via Docibile diventa via Bausan. E soprattutto, ed è quello che diciamo è adesso un motivo di sviluppo dello studio sulle mura di Gaeta, è questo tratto di mura che voi vedete rappresentato in rosso, che si trova appunto diciamo più o meno obliquamente rispetto ai due percorsi di mura, il muro antico e il muro nuovo, che si trova all'interno di un locale, quindi vedete, di un ristorante. Anche in questo caso nei lavori di ristrutturazione hanno lasciato in vista la muratura, e questo ci agevola per poter fare una lettura di quello che era il percorso ulteriore delle mura. Questo è un tratto di mura che è stato citato in altri studi, ma mai messo in relazione con i due vecchi percorsi di mura di cui vi ho parlato, e quindi capire anche quali fossero le diramazioni e quindi la struttura di queste mura rispetto che definivano di fatto la città gaetana in, in, in quel periodo. Purtroppo di questo tratto di mura si legge solo questo elemento all'interno di questa, di questa, di questo edificio. Già camminando verso nord poi ci sono delle interruzioni e si perde, probabilmente ci saranno altri elementi, ma questo è di stimolo, vedete, se si coglie una sorta di parallelismo, se vogliamo, tra questo andamento delle mura, questa segnata in rosso, e quella che vi ho fatto vedere prima, la chiusura del circuito nuovo su Piazza Commestibili, laddove c'è la torre di Giovanni I. Andiamo avanti e invece arriviamo a quello che era il muro antico, di cui restano ancora tracce molto ben visibili all'interno di un condominio. Queste sono alcune delle immagini. Come vedete sono brevi tratti, un tratto di un'altezza di circa, lo vediamo dalla, dalla macchina qui rappresentata, siamo intorno al 1,70 m di altezza, che però si, si legge con grande chiarezza per almeno una cinquantina di metri all'interno del cortile di un condominio, che per fortuna è arrivato fino a noi oggi, e quindi possiamo avere in questo tratto di mura la lettura di quella che era l'antica l'antico e primo muro della, della città gaetana, che aveva una sua rappresentatività, perché ovviamente costruire delle mura in, in opera quadrata significava avere innanzitutto una grossa disponibilità economica, perché comunque
richiedevano un impegno notevole e poi erano sicuramente rappresentativi di quelli che era il potere in quel momento degli Ipati a Gaeta, e quindi cita anche un termine sulla loro potenza. Se andiamo avanti alla diapositiva 12, il castello di Gaeta nel XII secolo, perché appunto Gaeta fu poi caratterizzata negli anni successivi, quindi già a partire dall'undicesimo secolo, non proprio con l'avvento dei Normanni, ma in contemporanea, è molto probabile che ci fosse un castello, una rocca fortificata che prima utilizzarono anche i Normanni, poi utilizzò Federico II, e la cui unica testimonianza, perché non ci sono rimasti tracce documentarie per adesso a evidenziarne l'esistenza, come dicevo, i follari, quindi quelle che erano le monete che erano usate a Gaeta in quegli anni. In particolare avevamo due tipi di follari: follari autonomi o civici, quindi quelli realizzati, coniati direttamente dal comune di Gaeta o dai suoi consoli, che furono utilizzati nel periodo che va tra la metà dell'undicesimo secolo e il primo terzo del tredicesimo. Mentre a questi la loro particolarità, lo vedete in particolare nelle monete di destra, appunto la rappresentazione di una pianta poligonale che riconduce appunto a questo castello, che probabilmente si trovava nella parte alta della città, più o meno in corrispondenza, non esattamente lì, ma nella zona dove oggi è il castello Angioino aragonese. E questa è rappresentata sia sui follari dei re normanni, quindi a cavallo tra gli anni, tra la metà del XII secolo e la fine, con i follari di Guglielmo I o II non sono stati attribuiti, e quelli di Tancredi, mentre successivamente nel XIII secolo, nel primo quarto del XIII secolo, ci sarà un rafforzamento da parte di Federico II di questa fabbrica. Questi sono dati che noi abbiamo perché trasmessi dai documenti d'archivio, che ci attestano che esisteva questa rocca fortificata, che però fu demolita da coloro che probabilmente l'avevano costruita inizialmente, cioè i gaetani stessi, perché poi passarono, come si faceva purtroppo a quei tempi, cioè con questi accordi, in particolare tra i gaetani e la Chiesa. Appunto, i gaetani passarono sotto il controllo della Chiesa, e questo portò appunto poi successivamente, appunto nel 1229, a demolire questa fabbrica fortificata, di cui praticamente oggi noi non abbiamo più alcuna testimonianza. Nell'immagine invece successiva mi piace ricordare quella che era fino a pochi anni fa i resti della casa di Docibile. Vediamo queste tre immagini che ci fanno capire la profonda trasformazione che c'è stata in questi anni. Dalla lettura, che era ancora chiara con le sue sovrapposizioni post-medievali, e quindi prima della Seconda Guerra Mondiale, della casa appunto di Docibile, che si trova quasi di fronte la cattedrale appunto di Gaeta, in un'immagine in alto a destra dei primi anni 2000, che fu anche graficizzata da Giuseppe Zander nel corso di una sua campagna di rilievi a Gaeta, e di cui ci resta appunto una traccia di come era anche graficamente la casa di Docibile, che poi purtroppo oggi si trova in queste condizioni, non essendo vincolata, è stata venduta senza nessun tipo di prescrizione agli interventi di
ristrutturazione, non possiamo parlare di restauro in questo caso, che hanno quindi profondamente modificato l'aspetto, c'è stata questa sopraelevazione, quindi quello che noi vediamo oggi della casa di Due Cibile è questo edificio color rosa, però appunto mi faceva piacere vederlo perché pur parlando di architettura fortificata, noi comunque abbiamo dei resti, delle tracce molto importanti dell'edilizia di X secolo che fino a qualche anno fa si conservavano, ne abbiamo memoria storica appunto in queste immagini e in alcuni disegni. Proseguiamo, andiamo avanti, Federico per favore, appunto da Giovanni I Patrizio Imperiale arriviamo alla cacciata dei Saraceni che come sappiamo dalla Valle del Garigliano e quindi la battaglia del 915, come sappiamo i Saraceni dominavano e dominarono per circa 30 anni e qualcosa in più nella Valle del Garigliano grazie agli studi portati avanti da Cordula Wolf e Marco Di Branco. Sappiamo adesso che il loro accampamento si trovava molto più a nord rispetto alla piana del Garigliano, dove si pensava che fossero stati i Saraceni. E questa fabbrica che noi vediamo oggi, che a sinistra vediamo com'era fino all'ottobre del 1943, a destra come la vediamo noi oggi, rappresenta un po' un esempio dell'architettura e quindi della tradizione romana, da cui anche il titolo, gli echi della tradizione romana nell'architettura medievale, e questo rappresentava un esempio tipico di riproposizione della tecnica costruttiva in uso dei romani, fatta propria in questo caso dai Longobardi, ma siamo verso la fine del X secolo, quindi siamo in un periodo che va dal 961 al 981, anche questo datato da un'iscrizione, lo vedete in questa immagine a sinistra in alto, la torre prima dei restauri, questa striscettina bianca a metà della torre, c'era l'iscrizione che praticamente la datava, i restauri sotto condotti dal senatore Pietro Fedele, e questi sono i resti venuti fuori durante degli scavi di disboscamento del tessuto della vegetazione che ancora oggi fagocita i resti della fabbrica, ma da cui è possibile leggere, e lo vediamo in basso a destra, la precisione con cui nella seconda metà del X secolo si riprese e si utilizzò l'uso della muratura a sacco, in questo caso particolare di età romana. Parliamo di mura spesse 2 metri, addirittura 2 metri se non 2,5 metri in alcuni casi nella parte basamentale, e vediamo in questo caso proprio un esempio di una sezione muraria col diatono, quindi con quell'elemento che permetteva di collegare la muratura esterna alla muratura interna e quindi creare un blocco solido. La parte in opera quadrata che fu realizzata per la facilità di trasporto in questo caso, grazie alla presenza del fiume Garigliano e alla presenza della città abbandonata di Minturne romana, distante circa 1 chilometro, quindi la facilità con cui era possibile portare questi elementi verso la foce, permisero appunto di creare questa torre, la cui altezza inizialmente era di una quindicina di metri, poi ci fu l'innalzamento, quindi la parte che sulla foto di sinistra in alto vediamo intonacata, che risale invece ad una fase successiva a partire dal XIV secolo con l'avvento nel territorio della famiglia Gaetani. E nell'immagine successiva vediamo una sintesi, insomma, di quelle che sono le varie piante, i prospetti e soprattutto la sezione che è stata ricostruita dopo una ricerca che è durata non meno di 10 anni, insomma, perché è stato possibile fare questa ricostruzione tutto sulla base di foto, visto che è di qualche rilievo che era indicato in alcuni testi,
più che altro un rilievo riportato numericamente, non graficamente, e quindi è stato possibile ricostruire in tutte le sue parti la fabbrica longobarda della torre chiamata appunto di Pandolfo Capodiferro. Una cosa molto interessante, lo vediamo nella pagina, nell'immagine successiva, è Castel Volturno, dove abbiamo un altro modo di reimpiegare la preesistenza nella fabbrica longobarda, appunto di quello che resta della fabbrica longobarda del borgo di San Castrese a Castel Volturno, appunto. E qui c'è un elemento di continuità con la torre di Pandolfo Capodiferro, per cui la probabile il probabile essere coevi dei due episodi costruttivi, che è rappresentato in questo caso dall'utilizzo dei basoli di recupero della vicina via Domiziana. Lo ritroviamo in questo castrum nell'elevato, lo vediamo nell'immagine successiva, appunto l'elevato costruito tutto interamente in basoli di recupero, mentre i basoli sono stati utilizzati anche nella torre di Pandolfo Capodiferro che vi ho fatto vedere prima, ma nel riempimento del nucleo appunto della muratura a sacco. Quindi vediamo anche un diverso approccio. Evidentemente la torre doveva rappresentare un qualche cosa, un segnale molto forte, la vittoria della Lega Cristiana nel 915 contro i saraceni e la cacciata quindi del popolo musulmano, e a presidio e ricordo perenne di questo evento costruire una torre che avesse una sua possenza e quindi una sua rappresentatività. E arriviamo, facendo questo percorso, al periodo del dominio normanno. I normanni arrivarono appunto nell'undicesimo secolo, e siamo a Minturno. A Minturno c'è la rocca, e all'interno della quale, vediamo nell'immagine successiva, dove vedete a sinistra la pianta, sono stati individuati in particolare quelli che sono le strutture ancora oggi ascrivibili al periodo normanno, quindi una fabbrica che ha una stratificazione che va praticamente dall'undicesimo fino al ventesimo secolo, in cui però anche grazie ai lavori di restauro che sono stati condotti e sono ancora in essere, eliminando un intonaco, sono stati, come vedete sulla destra, ritrovati questi merli che sono riconducibili sicuramente alla fase normanna della fabbrica. Noi sappiamo che la famiglia dell'Aquila qui aveva la propria residenza, da qui controllava tutto il territorio. Loro a Gaeta non andarono mai a vivere, era una zona molto più controllabile il promontorio su cui appunto c'era la medievale Traetto, l'attuale Minturno. E ascrivibile a quel periodo storico è anche il mastio che noi vediamo nell'immagine in basso, oggi fuso con le stratificazioni che appunto nei secoli ci sono stati, grazie a questi, chiamiamoli, interventi di rilettura, per non usare degli aggettivi troppo cattivi, che hanno completamente riletto la fabbrica, ma che vediamo rappresentata invece come si trovava prima di questi interventi. Lo vediamo nell'immagine successiva, appunto, lo vediamo appunto in questa immagine in cui dagli anni 30, diciamo alla fine del secolo scorso, si trovava la torre che era ancora facilmente leggibile e che ci dava testimonianza di quella che era una tecnica costruttiva in uso ai normanni in quel periodo. Nell'immagine di destra c'è il rilievo architettonico della parte esterna del castello, che per fortuna si è ancora conservata, e quindi è ancora possibile leggere tutte quelle che sono le dinamiche costruttive appunto afferenti a questa
fabbrica che è il nucleo più antico dell'intera struttura, insieme a quella struttura merlata di cui vi ho fatto vedere prima le immagini. Se andiamo avanti, c'è appunto un'altra architettura molto importante, che è il dado basamentale della città di Fondi. Anche qui è attribuibile alla presenza normanna, con l'utilizzo anche in questo caso dell'opera quadrata. Andiamo avanti, che così la vediamo di dettaglio. Appunto, come vedete, a metà del circa del XII secolo fu infedata ai dell'Aquila, e vediamo appunto il partito architettonico molto rigoroso del dado basamentale della torre, accanto alla quale a sinistra poi nel 400 fu costruito dai Caetani il palazzo nel quale loro poi si trasferirono. Ricordo, ma andiamo oltre il tema proprio di questo. No, Federico, lascia, torna prima. I Caetani succedettero direttamente ai dell'Aquila alla fine del XIII secolo, quindi fu anche un dominio abbastanza breve quello dei Normanni nel territorio, ma significativo per queste architetture che ci hanno tramandato. Lo vediamo, abbiamo visto Minturno, abbiamo visto Fondi, e appunto nell'immagine successiva c'è questo parallelismo tra quelle che sono le due città che più di altre rappresentano proprio l'esempio di ciò che è stato il percorso e lo sviluppo dell'articolazione delle architetture a partire dall'età romana fino ad oggi. A sinistra vediamo Alife, a destra vediamo Fondi, tutto quindi la conservazione di quelli che sono i caratteri romani delle due città con il cardo e il decumano. Alife purtroppo ha avuto l'onta di essere fatta oggetto di pesanti danni durante la Seconda Guerra Mondiale, da cui si è salvata Fondi, che conserva ancora molto di questo periodo. Però tutte le stratificazioni, soprattutto medievali, che noi riusciamo a leggere la presenza normanna, sono molto più facilmente leggibili ad Alife, diversamente che a Fondi, perché a Fondi poi tutto è stato nei secoli intonacato, e quindi quello che noi potremmo andare a leggere oggi è sotto appunto questo strato di intonaco. Un altro elemento molto interessante del territorio è l'avvento di Desiderio, dell'abate Desiderio, del suo rapporto con i Normanni. Lui capì subito, e andiamo avanti, che i Normanni erano il popolo nuovo che stava avanzando rispetto a un popolo che oramai era in declino, quale quello dei Saraceni, e probabilmente proprio per questa sua volontà di creare un'alleanza con i Normanni, da loro prese, lo vediamo nelle due immagini successive, l'esempio di costruire, quando ci fu il grosso potenziamento nella seconda metà dell'undicesimo secolo di Monte Cassino con gli interventi desideriani, ritroviamo qui quella che è la torre di Desiderio, che fa parte del circuito, se vogliamo, fortificato, che protegge nella parte bassa di ingresso, dove c'è il famoso portone con la scritta Pax, il quale, lo vediamo nelle immagini successive, dove c'è la pianta, eccola qua, la cordonata di accesso. Nella foto centrale in fondo voi vedete il portone dove appunto c'è la scritta esterna Pax, dove si arriva praticamente quando si arriva a Monte Cassino. Il vecchio ingresso era questo, quindi si passava sotto quella che era la torre. Adesso il disegno è abbastanza piccolo, non ci si rende ben conto, ma la torre di Desiderio è questo rettangolo più piccolo, che poi è stato fagocitato dagli interventi successivi, in particolare, esatto, lo sta facendo vedere il professor Marazzi in questo momento, fagocitato poi dagli interventi successivi, in particolare quelli cinquecenteschi, del potenziamento.
e molto dobbiamo anche ai lavori, agli scavi archeologici che l'abate Quandel nell'Ottocento e poi soprattutto Don Angelo Pantoni nel corso del Novecento hanno portato avanti e hanno permesso di scoprire, soprattutto Angelo Pantoni, scavando dove era andato tutto e dimostrando che non era andato tutto distrutto, nella basilica, appunto, nell'abbazia di Monte Cassino, siamo riusciti a individuare, questo è uno studio che ho condotto personalmente grazie all'invito che mi fece allora il professor Mario D'Onofrio, per chi non lo conoscesse, ordinario, ormai in pensione, di storia dell'arte medievale. Facemmo uno studio lui per ritrovare le tracce della torre di San Benedetto. Questo mi permise di studiare in modo più approfondito Monte Cassino, la parte desideriana, e ritrovare appunto le tracce della torre appunto attribuita a Desiderio, e che è messa appunto, io l'ho messa in relazione con quelli che sono poi gli interventi normanni nel territorio, perché comunque Desiderio, in questa sua ricerca di un'amicizia con i normanni, riprese da loro l'utilizzo dell'opera quadrata. Non la si vede molto bene in quell'antro che vi ho fatto. Se torni un attimo indietro, per favore, Federico, qui a sinistra vediamo questa foto. In questo antro si legge appunto la muratura ancora di età desideriana, quindi di X secolo, fagocitata da tutto quello che è venuto dopo, ed è ancora facilmente leggibile appunto in questo tratto l'utilizzo dell'opera quadrata. Andiamo velocemente avanti per cercare di rimanere nei tempi, anche perché vengono dopo le cose più importanti. I normanni, capo l'architettura del dongione, perché appunto i normanni ci lasciano degli elementi molto importanti, primo fra tutto il castrum lapidum di Capua, con la cosiddetta Torre delle Catene, caratterizzata anch'essa dall'utilizzo diffuso dell'opera quadrata, ma solo appunto nel cosiddetto dongione. Questa è una rappresentazione di oggi della fabbrica capuana, che dopo i restauri che appunto l'hanno interessata. Qui sulla destra invece è tutto il percorso di mura che vediamo nell'immagine successiva. Ecco, vediamo nel disegno che aveva riproposto Pio Pistilli nel suo famoso testo sugli Normanni e gli Svevi, e associato appunto a quello che è la foto aerea attuale di Capo, e quindi come si inserisce nel contesto urbano quel che resta appunto della fabbrica normanna del Castrum Lapidum. Ma non c'è solo questo, appunto, come vi ho detto, i dongioni, ci sono altri elementi. Andiamo avanti, li vediamo. Ecco, qui è una rappresentazione, ho voluto fare una sintesi di quello che abbiamo visto fino adesso ed un parallelismo di quelle che erano le dimensioni, la portata di queste imprese architettoniche. Quindi partiamo dalla piccola torre di Giovanni I a Gaeta, cui fa seguito a sinistra la torre di Pandolfo Capodiferro, ma fino alla parte non intonacata. Come vi ho detto, la parte intonacata sarà poi realizzata a partire dal XIV secolo dai Caetani, che potenziarono quello che i Normanni avevano realizzato già nel territorio. Abbiamo sentito prima parlare di incastellamenti, fortificazioni. I Normanni sicuramente fortificarono il territorio. Quando arrivarono i Caetani si limitarono a potenziare quello che già c'era, di fatto non si inventarono nulla di nuovo. Nelle due immagini di destra invece vediamo il parallelismo, ma io metterei tutte insieme le quattro immagini, tra appunto Fondi a destra con il sudato basamantale, soprattutto la torre del Castello delle Pietre, in tanti modi in cui viene chiamata la fabbrica capuana. E quindi vedete come l'importanza anche della fabbrica rispetto
appunto al resto delle architetture presenti nel territorio. Ci sono poi anche altre architetture che caratterizzano i vari castelli presenti nel territorio campano, parliamo dell'alta terra di lavoro, principalmente del territorio casertano, e questi sono i due masti, uno di Caiazzo, ma soprattutto l'altro di Rupe Canina, perché soprattutto Rupe Canina, perché, e lo vediamo nell'immagine successiva, è un interessantissimo castello o sito incastellato di cui dobbiamo sempre a professor Marazzi gli studi condotti su questo sito. Quindi voi vedete in primo piano proprio quello che era il circuito normanno col maschio che ancora resta, e poi tutta l'ampliamento medievale col circuito di mura che ingloba di fatto, senza fagocitarlo, quello normanno, e soprattutto si riesce a leggere ancora oggi con grande chiarezza quelli che sono i resti dell'abitato medievale, ma soprattutto, come vediamo, quello della fortificazione normanna. Proseguendo, arriviamo invece ad un altro sito altrettanto interessante per la stratificazione storica che va dal periodo normanno a quello angioino, rappresentato dalla Rocca Guglielma. Per chi la conoscesse, si trova sulle montagne che vanno verso tra Ausonia e andando verso Cassino, nella zona, nel comune di Esperia, per chi conosce il territorio appunto del Frusinate, lungo la direttrice della bretella che collega Formia con Cassino. E qui vediamo appunto rappresentato il dongione, quindi la torre ascrivibile, la vediamo nella foto, è la fabbrica quadrata in fondo, il dongione ascrivibile appunto alla dominazione normanna, mentre la fabbrichetta in basso a sinistra era una cisterna invece datata proprio al periodo della dominazione di Federico II. Quindi vediamo, oltre che i consolidamenti che Federico II fece all'interno del dongione, fino ad arrivare appunto al tardo 300 con la fabbrica angioina, e quindi anche questo bellissimo sito, oggi che è stato interessato da interventi di restauro, che appunto rappresentano questo percorso che dall'età normanna passa attraverso quella sveva e arriva poi fino a un periodo successivo. Andando avanti abbiamo l'età appunto di Federico II, e quindi dalle fortificazioni ho dato questi titoli per far intendere... Scusa, se interrompo, sono maleducato, le volevo dire che a 5 minuti, dovrebbe finire in 5 minuti. Perché sì, siamo allora in 5 minuti chiuderò tutto. Allora facciamo una panoramica velocissima, la costruzione di una... vai avanti Federico, della Rocca Janola, ma soprattutto del Massio Pentagonale, ascrivibile direttamente a Federico II, che ci dice, che ci rappresenta quella che era la potenza dell'imperatore. Andiamo avanti velocemente perché qui siamo solo su Rocca Janola, quindi come la vediamo noi oggi. Andiamo ancora avanti. La Porta di Capo, altro esempio della potenza dell'imperatore, e qui abbiamo un elemento interessante che è rappresentato da questo accoppiamento tra la base in pietra calcarea e l'utilizzo del tufo. Andiamo avanti velocemente. Ci sono dei parallelismi con ad esempio la Caserta Vecchia, che richiama, come vedete, la torre della porta di Capua, anche se i caratteri costruttivi sono molto più semplici, non ci sono i marchi lapicidi, quindi questo ci dice che è un'architettura di una famiglia imparentata con Federico II, ma non è stata realizzata da Federico II.
notate sempre l'abbinamento, abbinamento che troviamo anche, va bene Federico, nel castello di Matinale, anche questo attribuito ad una famiglia imparentata con Federico II, e arriviamo a quello che è il discorso dell'impianto d'ali, perché questa fabbrica di San Felice a Cancello è l'unico edificio con impianto ad ali che noi troviamo in questo territorio e che richiama, lo vediamo nelle immagini successive, c'ho 3 minuti, Federico vai ancora avanti, lo ritroviamo in questi edifici attribuiti appunto sempre a Federico II, la Domus di Apice, la Domus di Lago Pesole, quella di Gravina in Puglia e quella di Marano vicino Napoli. Se andiamo velocemente avanti le vediamo, perché ecco qui rappresentate Apice, Lago Pesole, Gravina di Puglia e poi vediamo l'ultima, ma quello che mi interessa è arrivare alla parte dopo, perché e poi vai ancora avanti, perché c'è la possibilità che nel territorio frusinate in realtà noi ritroviamo gli archetipi di questo tipo di architettura, di associazione della pietra calcarea con il tufo, e soprattutto lo vedremo nelle immagini successive, questo è San Vittore del Lazio, vai avanti, le tracce del percorso murario le vedete in basso a sinistra con la rappresentazione delle due torri, vai avanti. Ecco una torre di quelle che si legge ancora oggi, dove noi rileggiamo, è un po' lontana, ma si legge appunto l'abbinamento tra i cantonali in pietra calcarea e i cantonali in tufo, che vediamo meglio nelle immagini successive di... vai avanti. Questo è sempre San Vittore, andiamo avanti a San Pietro infine. La caratteristica qual è? Vediamo anche qui nel percorso della città, il cosiddetto castello, l'utilizzo anche negli archi dei percorsi di questo apparato bicromo. Qual è la caratteristica che hanno queste torri, che si trova solo a San Pietro infine? Vai avanti tranquillamente, questo era per far vedere un'altra cosa. Eccolo qui, San Pietro infine, ringrazio il professor Zambardi che mi ha messo a disposizione cortesemente un suo rilievo molto dettagliato di quello che è la città di San Pietro infine, famosa per la battaglia di San Pietro infine, dove sono rappresentati in alto i percorsi di mura ancora oggi visibili, vedete i cantonali. E quindi perché è importante questi due siti? Perché ascrivibile allo stesso periodo storico, e soprattutto perché noi ritroviamo in queste torri del circuito urbano l'unità di misura bizantina, esattamente misurano tutte le torri, sono state misurate e misurano esattamente 12 piedi bizantini, cioè 3,75 m. E questo è molto suggestivo per questo tipo di ricerca, perché in un contesto dove di solito noi troviamo l'utilizzo del cubito, in questi soli centri che hanno queste caratteristiche noi ritroviamo l'uso del piede bizantino. E poi questo particolare tipo di rappresentazione dell'architettura con l'apparato cosiddetto bicromo, che poi ritroveremo successivamente in modo molto più aulico, se vogliamo, nelle architetture che vi ho fatto vedere di età federiciana. Ho chiuso nei 5 minuti che mi erano stati dati, vi ringrazio per la pazienza e mi scuso se mi sono dilungato oltremodo nella rappresentazione. No, mi scuso io con lei, Cesare, mi dispiace. No, ma è giusto, perché bisogna darsi dei tempi, ma ringrazio. Pensavo già di poter pronunciare, tutti gli oratori sono stati nei tempi, abbiamo finito perfettamente, invece non me l'ha fatta pronunciare, no? A parte gli scherzi, siamo partiti da uno studio molto importante su un testo letterario con Carlo Dell'Osso, poi siamo passati a un'analisi sui sistemi di difesa portuali condotta su tutto lo spazio italiano con Rossana Martorelli, e poi abbiamo avuto le suggestioni, i suggerimenti, le aperture di Enrico Zanini su un quadro estremamente ampio che ho spaziato dall'illirico all'Anatolia, e poi ancora con
Anna Leone e la Prefettura d'Africa, e abbiamo terminato con questo quadro, con questo, potremmo definirlo un case study di carattere regionale molto ben documentato. Io capisco che dietro c'è tantissimo lavoro, quindi la ringrazio veramente, Cesare, per averci presentato la sua ricerca, che credo che si apprezzerà forse molto di più nel testo scritto. Grazie veramente. Ritengo che sia aperta la discussione, ma guardo diciamo gli organizzatori del convegno, la Chiara Raimondo e Federico. È giusto? Abbiamo un po' di tempo per discutere? O... Direi di sì, sono le 6. Certamente. Fino a una mezz'oretta, tranquillamente almeno. Ah, sì, io sono... Bene, allora se ci sono degli interventi... Io vedo che vuole fare una domanda. Chi? Non ho visto. Hai visto la chat? Cirelli. Ah, Cirelli, ha alzato la mano? Non ho visto. No, ha scritto nella chat. Ah, ok. Prego, Enrico. Sì, buongiorno. Non so se mi sentite, perché io non mi vedo nell'immagine, ma tanto questa è una fase di rito. Sì, scusatemi, sentiamo. Quindi. No, dunque, io volevo fare... Intanto, grazie per queste belle presentazioni, tutte estremamente interessanti e ricchissime. Io, cioè, adesso... mi sono segnato alcune domande, ne volevo fare solo una rapida ad Anna Leone, che ringrazio particolarmente perché mi ha fatto un po' riattraversare questi siti straordinari anche della Tripolitania. Ecco, io volevo chiederle una precisazione sulle fortificazioni di Lebda, di Leptis, perché ho visto che, se posso, non so neanche se ci sia Anna in realtà, a dire il vero, però comunque... Ecco, scusate. Sì, ci sono. Ah, scusa, sono, grazie qua. Anna. Ecco, no, ho visto che hai presentato un'immagine delle fortificazioni con un tratto delle mura che in parte esclude anche il Foro Severiano, come se fosse una parte anteriore, e poi chiaramente con il circuito di IV secolo nella stessa pianta. Ovviamente questo è correttissimo. Ecco, mi chiedevo se tu avessi preso in considerazione questa possibilità che quel circuito che hai fatto vedere in realtà non sia piuttosto il circuito di nono secolo e che invece la precedente fortificazione, quella di sesto, corresse un po' più verso sud. C'è un tratto, io adesso ho cercato veramente nella memoria, sono cose che ho disegnato 20 anni fa, però c'erano diverse planimetrie che erano state portate, piccole planimetrie negli scavi degli italiani, ecco, prebellici, e anche poi dalle ricognizioni di Gucciale e Walt Perkins, in cui si mostrava che effettivamente questa originaria fortificazione del VI secolo dovesse esistere. Ne sono stati trovati alcuni tratti, anche un accesso dove ci sono sostanzialmente vicino al, come si può chiamare, al Ninfeo Severiano, che in questo modo comprenderebbe parte del Foro Severiano e anche quella piccola basilica che sta all'interno, che secondo invece questo tracciato che hai fatto vedere te sarebbe in realtà poi esclusa anche a tutta un'altra serie di edifici. Così come in realtà il Foro Vecchio, che è dentro tutte e due queste ipotesi di fortificazione e che non si trova all'esterno. Perché in realtà questa dinamica della contemporaneità di strutture che sono fuori dal circuito murario ma ancora vive anche dopo la metà del VI secolo è molto interessante e ancora secondo me da affrontare magari tra 15-20 anni, se riusciremo, non lo so, quando sarà possibile tornare in Libia, sarebbe bello poterle affrontare. Ecco, volevo chiederti se tu hai preso in considerazione questa possibilità, che quel circuito di cui in realtà poi aveva parlato anche io, devo dire che sono stato portato a studiare questo fatto proprio da Zanini, che nel suo libro colpevolissimo ma fantastico per me, quindi ringrazio anche che di aver proposto questa idea. Però ecco, si tratta di lavori di più di 20 anni fa, ecco, ti chiedo se tu hai preso in considerazione questa idea e se in realtà ci sono altri dati che io ovviamente non conosco, più recenti.
No, sono assolutamente d'accordo con te, infatti il circuito, quello più piccolo, che racchiude la città più piccola, è quello di nono secolo, come tu hai pubblicato in Archeologia Medievale. Io non ho una pianta, non ho fatto una pianta rimettendo il circuito bizantino, mettendo insieme i vari pezzi per questo convegno, però appunto ho detto che il foro severiano era parte della fortificazione bizantina e inclusa nella fortificazione bizantina, in questo sistema di foro della città fortificato con il sistema di cinta muraria che proteggeva più che altro dal verso l'interno più che verso il mare. Esatto. E quindi sì, assolutamente sì, sono d'accordo. Farò anche questa pianta per la pubblicazione, ma non ho avuto tempo di farla per oggi. No, però scusami, sì. Ecco, giusto perché poi io qui tra Guardia del Leone che è in atto qui con mio figlio e tutto, non sento benissimo, quindi scusami, anzi, se mi sono perso questo dettaglio. Grazie, anzi, per no, grazie. Questa bellissima presentazione. Niente, ecco, mi taccio. Grazie. Grazie. Bene, c'è una domanda di Marco Di Branco per Carlo Dell'Osso, per Monsignor Dell'Osso. Prego, prego Marco. Microfono. Dell'Osso, perché è stato veramente interessante, un grande sforzo estetico quello di tradurre un libro come il Perictis Maton. E non vedo l'ora anzi di procurarmi il libro. L'unica osservazione che volevo fare, visto che ci sono degli studenti anche che assistono, è che io non mi stupirei tanto del fatto che Giustiniano si dicesse appunto Basileus de Rome. Questa è una formula che noi troviamo fino all'età tardo-bizantina, cioè i bizantini non si sono mai chiamati bizantini, sono i romaioi. E il Basileus è chiamato nelle formule ufficiali Ec Teu Basileus ton Romaion. Quindi questo poi ha un riflesso anche nella storiografia islamica, perché i turchi chiamano i bizantini Rum e appunto anche gli arabi naturalmente chiamano i bizantini Rum. Sono anche poi degli equivoci, perché appunto quando troviamo trattazioni arabe riguardanti i romani e i bizantini, loro non distinguono, per loro sono sempre Rum, come per i bizantini si trattava sempre di romaioli. Ecco, quindi questo secondo me va sottolineato. Grazie Marco. Non so se ci sia il relatore per poter rispondere. Un'osservazione naturalmente molto pertinente. Se non c'è il relatore, forse rispondo io. No, credo che sia uscito prima, l'abbia pure scritto, credo, se adesso mi viene in mente, facendo mente il professor Di Branco è naturalmente correttissimo e giustissimo, però mi permetto di, diciamo, forse di entrare nella testa dell'osservazione che ha fatto, perché per esempio c'è una traduzione, l'unica traduzione importante di Procopio, di un classicista che si chiama Cravere, pubblicato nel 1977, quella è veramente misleading, perché sostituisce sistematicamente l'aggettivo appunto romano, romei con greci, quindi lì effettivamente gli studenti quando leggono questa traduzione secondo me non capiscono più niente, però grazie per l'osservazione che ha fatto Marco, che sono naturalmente del tutto condivisibili. Allora, una domanda della professoressa Nuzzo per la professoressa Martorelli. Sì, eccomi. Allora, innanzitutto, saluto chi non ho già salutato prima e ringrazio tutti per le interessantissime e utilissime relazioni, ho preso appunti e ne farò tesoro. E, in particolare sì, volevo fare una domanda a Rossana, la quale ho apprezzato moltissimo anche, diciamo, lo schema finale, no? Insomma, diciamo, costituisce poi un tentativo di sistematizzare e di dare, insomma, di sintetizzare anche numerosissimi esempi che ci ha portato. E, dunque, la domanda che volevo fare è questa: in molti casi, come hai rilevato, Porto e fortificazioni, diciamo, bizantine sono separate anche da, diciamo, da tratti di territorio, anche diciamo aree anche abbastanza ampie, e questo poi, vabbè, lo
lo dirò, mi sembra si possa definire con chiarezza anche per Taranto, nonostante le testimonianze archeologiche siano piuttosto scarse, però qualcosa in più abbiamo. Ma per quanto riguarda, cioè, ecco, ma erano comunque delle forme di difesa o semplicemente delle torri, cioè qualcosa che comunque, diciamo, prendesse direttamente il porto o sorvegliasse in qualche modo il porto, oppure, diciamo, la difesa avveniva comunque, diciamo, anche la sorveglianza, l'attenzione nei confronti del porto, che era fondamentale, come giustamente osservato, per i bizantini, e avveniva solo dalle torri cittadine, per esempio, a livello di avvistamento. Io non ho trovato niente nella ricerca che possa essere riferito al porto. Ho visto molto materiale e ho presentato soltanto alcuni esempi. Ovviamente non avrò visto tutto, anche per le ragioni che spiegavo all'inizio. Quindi è possibile che io non mi sia imbattuta in casi in cui invece siano stati effettuati questi ritrovamenti. Nel materiale che ho visto io non ho trovato strutture messe appositamente per controllare il porto. C'è anche da dire che nelle pubblicazioni spesso si dà questa indicazione, sono stati trovati tratti di mura bizantine. Ora non si capisce bizantino di quando, e questo fa la differenza, perché probabilmente queste strutture a cui ti riferisci tu è più facile trovarle per il bizantino un po' più avanzato, non per l'arco cronologico ristretto che ho preso in esame io. Quindi per il momento no, io non mi ci sono imbattuta, ripeto. Magari non ho visto proprio alcuni esempi, diciamo che l'Italia l'ho fatta praticamente tutta, però naturalmente non pretendo di aver letto tutto quello che è stato pubblicato, quindi per il momento no, io non ho trovato testimonianza di genere, anzi, se poi nelle relazioni dei prossimi giorni soprattutto verranno fuori indicazioni di questo genere, sarà molto utile. Sì, no, lo dicevo anche, te lo chiedevo anche perché abbiamo una proposta in questo senso da Taranto, che però è difficile anche per noi da valutare, diciamo, in assenza di confronti. Comunque, diciamo, per chi resisterà fino a domenica, eventualmente. No, scherzo, va bene. Pubblicitaria questa, cioè è una forma pubblicitaria, ci stai. Va bene, sì. Comunque anche grande. Tanto occulta, direi. Com'è? No, appunto. Anche no. Tanto occulta. No, vabbè, no, sono contenta. No. E voi avete degli strumenti per riuscire ad adattarla a questa fase cronologica iniziale? Potete averli? Ci stiamo provando. Comunque, vabbè, no, vabbè, volevo, insomma, comunque sì. Diciamo che invece per quanto riguarda il problema della fortificazione, diciamo, di Procopio, quella bizantina, quella fatta d'emergenza, e la distanza dal porto, i dati sono assolutamente coincidenti, come tu hai rilevato, per tra Taranto e numerose altre città. Mi chiedevo appunto comunque, diciamo, l'importanza del porto, se poi non fosse prevista appunto anche una forma, diciamo, qualche presidio, ecco, qualcosa anche solo di avvistamento più specifico. Va bene, grazie Rossana e grazie a tutti i relatori di oggi. Bene, il professor Pergola per Anna Leone. Prego, professore. Buonasera a tutti, grazie anche per l'altissimo livello, mi scuso questa mattina. Mi sono perso veramente molto, però leggeremo gli atti. Cercherò di essere conciso. Allora, per Anna Leone, che da troppo tempo non vedo, una sorta di Neo Duval dell'Africa settentrionale bizantina e le Afriche bizantine, ecco, parafrasando l'amico Zanini. Dunque, io le pongo una domanda di fondo, avendo soprattutto per la didattica molto presente l'Africa. Ecco, io non sono d'accordo sulla pianta di Duval di Suffetula a macchia di leopardo, assolutamente no, e penso che i dati archeologici non ci siano, perché appunto la stratigrafia non è mai esistita, e quindi da deformazione professionale la mia domanda è questa. È quello di tornare al parametro anche della topografia cristiana, e penso in particolare a Timgad ad Amedara, in cui abbiamo certamente delle fortezze bizantine, chiese battesimali o addirittura ad Aydra, proprio le ultime scoperte di Barat Bejawi sono veramente eccezionali, però la città continua a vivere all'esterno, proprio
con questi isolotti di chiese bizantine, tardo-bizantine, restaurate, ricostruite in età bizantina, c'è una vera topografia della città, solo che intorno, un po' come a Ostia e ovunque con le archeologie coloniali fasciste, si è eliminato proprio tutto quello che erano diciamo i contesti di riferimenti del VI secolo. Però, ecco, ad esempio per Timgad, Solomone mente, sapendo di mentire, quando dice che ricostruisce la città a fondamenti e fa solo questa micro cittadella, mentre tutta la città continua ad esistere. E c'è un elemento, ecco, che nessuno ha mai troppo messo in luce, proprio per quanto riguarda Tamugadi, Timgad, e che in una notarella di un inciso di pochissime righe del repertorio delle chiese dell'Algeria di Duval, Cahier, Guy, proprio Duval accenna, e questo non so se nell'archivio Fevrier si ritrovi qualcuno o meno, proprio alla nascita di un quartiere bizantino proprio tra la fortezza bizantina e la città, dove probabilmente continuava ad esistere anche il complesso episcopale cosiddetto donatista, ma io non credo neanche a questo, cioè non credo granché, ma non lo dite a nessuno. E quindi volevo sapere se in base a questa riflessione su questa topografia cristiana e il vuoto che si è fatto intorno stratigrafico fino all'età islamica, forse non ci sia una pista rispetto appunto a questi elementi di difesa bizantina che giustamente ha sottolineato. Ecco, 41 anni dopo Noël Duval, una nuova sintesi, mi riferisco ai corsi di cultura ravennata e bizantina, appunto a Sbetla, su Fetula abbiamo queste fortezzine, e il perché di in alcuni casi fortezzini, in altri casi abbiamo la città fortificata a Timgad o ad Amedera, abbiamo questa grande cittadella bizantina, ma una città che continua a esistere comunque attraverso questi monumenti cristiani. Il resto lascio la risposta a lei, ma non la pretendo. Grazie. Grazie, grazie per la bellissima domanda e anche per i riferimenti. Allora, intanto devo dire che sulla questione di Sbeilla ovviamente nessuno può correggere Duval, perché come giustamente dice lei la stratigrafia non c'è, però c'è anche da dire che Sbeilla è un unicum, cioè la città nucleata di Sbeilla non si registra da nessun'altra parte in Nord Africa, quindi questo forse è un punto a favore di quello che diceva lei. Sulla questione delle città, delle fortificazioni e delle città abitate, io credo che queste città fossero intensamente abitate, questo è molto chiaro anche per esempio nel caso di Cartagine, cioè, tant'è che infatti c'è anche un lavoro di Simon Ellis che dice nel VII secolo Cartagine è una città in espansione, solo che purtroppo la stratigrafia ha distrutto tutto quello che c'era. Quindi sì, l'idea di fortificazione, di città fortificata, però c'è sicuramente tutto un insediamento periferico della città, probabilmente caratterizzato da strutture non monumentali che hanno lasciato poca traccia e che durante gli scavi coloniali sono state completamente rimosse. Quindi sì, purtroppo quando si parla di Africa c'è sempre questo problema del limite delle informazioni per le datazioni, per le distruzioni estensive. Per esempio io posso dire che nel caso di Yunka, su cui abbiamo lavorato recentemente e che non è ancora stata scavata, la città si sviluppa lungo la costa, la città romana si trova molto più a nord rispetto alla città bizantina, che si sposta decisamente a sud dove si trova il forte. Quindi se uno studiasse solo la città romana dice la città romana viene abbandonata, invece Yunka è un centro fondamentale nell'età nel VI e nel VII secolo, in cui arrivano materiali praticamente da tutto il Mediterraneo in grandissima quantità. Quindi il problema di capire anche la contestualizzazione urbana di queste fortificazioni è effettivo, questo è un buonissimo punto di vista. Grazie. Perfetto, grazie a lei, sintonia, nulla da aggiungere nelle toglie. Buon proseguimento. Allora, Federico Marazzi, domanda per Zanini e ancora Anna Leone. Non allora, so se Federico, però, perché non lo vedo. Io, ecco, mi sono ricomparso. Allora, no, a Enrico volevo chiedere gentilmente se mi poteva approfondire un attimo
l'aspetto di quei monasteri fortificati che crescono nella zona di Tara di cui lui ha parlato. Io credo che questo sia un fenomeno che non abbia mancato di dare cenno di sé anche in Italia. Io personalmente sono convinto che questa sia stata l'origine di Monte Cassino, l'ho anche scritto e lo ridirò anche quando intervengo nella mia, diciamo, nel mio intervento, e quindi credo che questo aspetto del coinvolgimento dei monaci con funzione di custodi in qualche modo di determinati luoghi anche strategici e di segnalatori ausiliari, io credo, rispetto appunto ad eventuali pericoli, minacce eccetera, possa essere appunto applicato anche a casi come quello che ricordavo, ma vorrei sapere qualche cosa di più rispetto a quanto si sappia appunto del rapporto tra queste comunità, se si sappia qualcosa, e appunto l'organizzazione militare del controllo della frontiera. Se ne sa che l'avrò scritto in 7 articoli che tu non hai mai letto citato. No, io sono ignorante. Questa è la novità del congresso. L'avevo messo dentro questa parte sul monastero, l'avevo messo dentro apposta perché ne abbiamo già discusso con Federico svariate volte. No, vabbè, diciamo la cosa è una cosa abbastanza risaputa, perché ci sono anche una rete di pubblicazioni già da qualche decennio, non solo mie, anche di altri molto più autorevoli studiosi. E il gioco è molto semplice, i monasteri stanno con una densità importante e hanno una caratteristica cronologica che li associa direttamente all'intervento di Anastasio, e Anastasio è quello che organizza la vicenda di Tara. Dopodiché, lavorando da quelle parti negli anni '80, abbiamo cominciato a lavorare, a schedare questi monasteri, ci siamo resi conto che questi monasteri hanno una tecnica di che non ha nulla a che vedere con la struttura, con le tecniche edilizie consuete della regione, e che invece è la stessa tecnica edilizia che viene utilizzata nei castra siriani, dei castra bizantini siriani della Siria settentrionale, caso di Guardan, per fare il caso più famoso, e che è una tecnica, diciamo, una tecnica dichiaratamente militare, la stessa tecnica che è utilizzata sui castra di Mesta Nubiano, cioè è tipicamente una tecnica militare. E tutto qui, insomma, sostanzialmente, l'idea che questi monaci avessero una funzione, come dire, da un lato morfogenetica del territorio, dal punto di vista proprio di questi monasteri, di strutturazione di quel territorio, è un'idea che credo possa essere sostenuta, insomma. È interessante anche vedere come evolve poi la situazione, perché questi, anche dopo l'arrivo degli arabi, questo territorio, questi monasteri, a volte sono anche chiese, poi c'è tutto un problema di rapporto fra chiese e clero fra secolare, e queste chiese, questi monasteri rimangono delle isole, delle enclave di religione cristiana in un mondo totalmente arabizzato, e rimangono nel lunghissimo periodo. Ancora adesso sono, gran parte di essi sono officiati, e spesso in questi monasterini sul crinale c'è ancora un monaco con cui si può parlare. C'è una ragazza in questo momento che ha studiato a Siena, che si è appassionata a questo tema della frontiera, del rapporto tra monasteri e frontiera, che adesso sta facendo un dottorato ad Ankara, a Bilkent, con Luca Zaragno e con me, e sta portando avanti questo progetto di ricerca, che mi pare straordinariamente interessante, perché è la stessa roba, l'ho sentita raccontare, vedo Filippo Vergo, l'ho sentita raccontare da Domenico Ro al Pontificio un paio di anni fa, perché la stessa cosa si vede
lungo la riva danubiana. Credo che in Italia, non ho mai studiato il problema, credo che in Italia per alcune aree interne, per alcuni di quelli che in quel libro di 25 anni fa chiamavo microlimites, credo che in alcuni casi i monasteri possano aver svolto quella funzione. Nel convegno che aveva organizzato Filippo a Roquebrune su questi insegnamenti, la mia idea era quella di una possibile genesi di sistemi castrali altomedievali di origine bizantina, cioè che sia la stabilizzazione sul territorio bizantino, sul territorio dei castri bizantini, che poi diventano degli insediamenti, come diceva Salvatore stamattina, che poi diventano delle entità autonome dal punto di vista della gestione del potere e dal punto di vista della gestione economica del territorio, cioè diventano dei castelli medievali, come siamo fatti, diciamo, in qualche maniera a conoscere. Questo più o meno penso. Allora, grazie, mi ha spiegato tante cose, quindi ti ringrazio, poi vi leggerò anche i tuoi articoli, così poi la prossima volta farò domande più appropriate. Che avrò da mandarti per l'ennesima volta stasera, dopo averti mandato molte volte, ma tutti le cose. Allora, volevo chiedere ad Anna Leone invece una cosa, un dettaglio proprio, che però mi interessa perché non mi è sfuggito quando parlava. E questi sono altri deficit dell'attenzione che a un certo punto si palesano. Volevo sapere, per Dugga, il grande circuito murario, ho capito bene che è islamico o è bizantino anche quello? No, il circuito murario, la Ritter e Philipp Rummel lo pubblicano come islamico, quindi c'è questa prima fortificazione dell'ambito del foro e del Capitolium che è bizantino, che poi viene esteso con la costruzione di questo circuito murario in età islamica. Ok, allora ho capito bene, grazie. Bene, c'è adesso una seconda domanda di Enrico Cirelli per Rossana Martorelli. Prego, Enrico. Sì, grazie Rossana, scusa, grazie Salvatore. Volevo fare questa domanda molto rapida, se posso, su una cosa di cui parlerò in realtà anche domani, quindi è solo chiaramente una curiosità, se avevi pensato alle fortificazioni di Longino a Cesarea, al termine che viene usato, e se, adesso poi magari ne parleremo anche domani, se questa palocopia che dovrebbe essere stata costruita alla fine del VI secolo, oltre all'interpretazione di essere una sorta di palizzata, c'è qualche altra possibilità, e se questa forma di fortificazioni l'hai vista in altre aree delle fortificazioni bizantine, ecco, periurbane o... Non l'ho presa in considerazione, ma non perché non la volessi prendere in considerazione, ma per ragioni semplicemente di tempo. Quindi Cesarea non l'ho esaminata, ti attendo da te. Okay. Attendo con ansia. Va bene, grazie. Bene, allora una domanda di Sergio Del Ferro per Cesare Crova. Sì, sarò velocissimo, giuro, mi sentite? Sì. Allora, era solamente più che altro una richiesta di precisazione, che ho avuto problemi di connessione proprio nella parte iniziale del suo intervento, molto interessante. Solo una richiesta di precisazione sulla datazione delle mura più antiche di Gaeta. Tutto qui. Perché è proprio saltata. Sì, sì, in realtà dovrebbero essere ascrivibili alla prima metà del IX secolo, perché quelle successive si datano, appunto, come avevo detto, intorno alla primo terzo del decimo, quindi le prime mura risalgono a quel periodo lì. Grazie mille. Del IX secolo. Prego. Benissimo. C'è una domanda di Chiara Raimondo per Marazzi, giusto? Sì, diciamo che più che altro è una riflessione anche sugli interventi della professoressa Leone e del professor Zanini. Allora, per quello che l'osservazione che faceva Federico su questo rapporto esistente tra presenza dei monaci
e difesa. Sicuramente noi a Squillace, ne abbiamo parlato già altre volte, Federico, abbiamo questa presenza, perché sebbene sicuramente il trasferimento dell'insediamento venga fatto dallo Stato, però viene fatto sul terreno di proprietà del monastero Castellense di Cassiodoro, e anche il fatto che questo sistema di difesa dell'istmo di Catanzaro, che doveva teoricamente essere molto importante per la frontiera, perché a nord abbiamo ben presto i Longobardi e il sud resta invece bizantino, e in realtà non abbiamo questo sistema di fortificazioni così capillari rispetto a queste grandi frontiere che ci sono in altre aree dell'impero. Direi che veramente siamo completamente in un altro sistema di difesa. La cosa che invece, di cui oggi si è parlato poco, che si nota sicuramente in Calabria, è una forte presenza invece di un sistema di difesa molto più strutturato dopo la riconquista della regione nella seconda metà del IX secolo. Allora lì veramente c'è un sistema che funziona molto di più sotto questo punto di vista rispetto a quello del VII. Finito. Grazie per le considerazioni. Non ho capito se era un tema di dibattito o una richiesta. No, era una riflessione che non è effettivamente, come è stato detto più volte oggi pomeriggio, poi lo Stato si adatta a quello che trova e quindi si comporta in maniera molto diversa da territorio a territorio. Sì, questo è, io non mi ero promesso di non intervenire perché siamo stanchi, e poi insomma, come diciamo coordinatore è meglio che me ne stia zitto, però effettivamente alcuni dei temi centrali che sono stati toccati oggi pomeriggio, il rapporto diciamo tra diversità e uniformità, il fatto che naturalmente le fortificazioni e un'opera fortificatoria dipende dall'ambiente in cui viene costruito, e quindi questo dà l'impressione da un lato che lo studio delle fortificazioni debba essere uno studio plurale per eccellenza, allo stesso tempo però non bisogna dimenticare che chi promuove la fortificazione è uno Stato che, anche se, come dice Vivien Prigent, insomma, in questo modo così resiliente, anche attraverso la flessibilità amministrativa che diciamo che lo contraddistingue, poi quando interviene i risultati si vedono. Per esempio, a proposito dell'Africa, la professoressa Leone sa bene che appunto lo stesso Vivien Prigent sta studiando sigilli che relativi al VII secolo, che stanno portando un risultato che diciamo molto strano rispetto al punto di partenza. Il punto di partenza l'abbiamo anche visto, un'epigrafia in lingua latina nel corso del VI, e invece nel corso del VII secolo questi sigilli sembrano, almeno per quello che riguarda diciamo l'apparato amministrativo, scritti sempre prevalentemente in greco. Che cosa voglio dire? Che lo Stato interviene naturalmente, lascia la possibilità alle aree regionali di differenziarsi per come può, però secondo me interviene anche selettivamente. Io non so se, per esempio, le cose, ancora per ritornare all'Africa, se certi interventi che sembrano non immediatamente comprensibili non siano stati fatti dallo Stato per proteggere se stesso. Non ci dimentichiamo che lo Stato bizantino è il più grande proprietario fondiero dell'impero, quindi naturalmente quando ha proprietà che lui deve difendere, quando ha proprietà che gli rendono reddito, beh, allora interviene in maniera molto massiva e protegge un'area e non ne protegge un'altra. Ecco, questo è un dato estremamente importante, perché
preciso meglio, è estremamente importante il fatto di sapere che da un lato effettivamente c'è una, ci sono morfologie regionali che soprattutto in relazione alle fortificazioni devono essere valorizzate, dall'altro però non dimentichiamoci che nel bene o nel male, pur di fronte, come dire, a procedure amministrative che non sono le nostre, c'è un potere centrale che poi cerca in qualche modo di pianificare un progetto. E per esempio non mi sorprende il fatto, ha perfettamente ragione Chiara Raimondo, che le fortificazioni della fine del IX secolo e del X secolo hanno una progettualità molto maggiore rispetto a quelle della fine del VI secolo, perché alla fine del VI secolo queste si trovano, cioè i pochi soldati che ci sono lì si trovano a mettere a posto quello che, a cercare di proteggere quello che possono fare. E invece alla fine del IX secolo, secondo me, c'è un progetto che viene molto prima, quindi questi intervengono sul territorio, sanno che cosa vogliono fare. Non dico che non lo sapessero alla fine del secolo VI, ma quando c'hai, diciamo, un esercito nemico che non ti fa pensare tanto, non ti dà tempo di, diciamo, di intervenire sul territorio, allora interviene anche come puoi, fai tutto quello che puoi. Bene. Immagino, adesso forse spero di non aver preso testa, meno male, no, perché pensavo di avere, diciamo, levato spazio a una domanda. Bene. Mi pare che non ci siano altre domande. No, infatti non ci sono più domande. Allora io faccio solo due brevissime comunicazioni di servizio. La prima, che ho letto prima su Facebook un post di Francesco Violante che ci ricorda che esattamente oggi cadeva nel 1071, quindi fatevi i conti, pare sono 750 anni, l'Ul Bari bizantina. Quindi diciamo, noi stiamo celebrando questo convegno proprio nel momento in cui veniva meno l'ultimo baluardo bizantino in Italia. Quindi questo tanto per fare un po' di così. Lo posso accettare, perché già digiuno il 29 maggio, quando viene l'anniversario della conquista di Costantinopoli nel 1453, già digiuno il 12 aprile della crociata, questo no, c'ho fame. Ecco, abbiamo aperto questo convegno sulla difesa quando insomma i nostri amici ci hanno definitivamente abbandonati. La seconda cosa invece che voglio dire, mi ha scritto poco fa Ferdinando Urici, che doveva tenere la relazione sulla Sicilia occidentale, il quale mi ha mandato il suo testo, però mi ha detto di essere stato colpito da un'otite terribile, ragione per la quale non potrà essere materialmente presente. Quindi leggerà qualcun altro il suo testo, lo posso leggere anche io se necessario, ma insomma lui purtroppo non potrà essere presente materialmente durante la sessione in cui doveva partecipare, insomma, ecco. Quindi questa era la seconda notizia. Quindi a questo punto ci riaggiorniamo domani mattina alle ore 10. Va bene, benissimo. Con Rossana Martorelli, che dovrà presiedere la sessione di domani mattina e che si aprirà, Chiara, correggimi se sbaglio, con l'intervento di Glenn Noyer, giusto? Sì, dovrebbe essere così. Speriamo. Aspettiamo bene. Notizie. Esatto, perfetto. Allora, domani mattina a tutti, grazie ancora, grazie Salvatore. E... Ciao, buona serata a tutti. Grazie. Buonasera. Domani. Grazie a tutti, è stato piacevolissimo. Ciao.